Ciao. Buonasera signori. Buonasera. Buonasera, tolgo il video. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao. Ciao, ciao. Ciao Giovanna. Buonasera. Ciao. Chiaro Giorgi, sbilanciamoci. Sì. Sì, grazie. Dio, salute. Ciao Rosa. Ciao. Ciao. Mobilità e salute. Ciao Muscolino. Ci conosciamo ciao. Tutti. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, ciao. Come fa a dire? Ah, c'è Lorenzo, ora scusami, devo cercare di capire come fare a aprirmi a dire. Lorenzo, non c'è scritto. Zitto un attimo, dai. La ragione. Come faccio? Non lo so. In vita c'è scritto, vedi, e mi viene questo. No, l'ho già fatto ieri, via, e lo dico a voce, via, va via però, perché sennò mi odio. No, vedi, mi sono già disconnessa, oi oi. Pronto? Ecco. Angelo, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Buonasera, ciao a tutti. Angelo. Buonasera a tutti. E a tutte. E a tutte. Tutte, beh, a tutte. Tutte e a tutti. Buonasera. Buonasera. Sono già le 9:05. No, chiudere il microfono. Thank you.
Marco? Marco? Sì, qua, vogliamo iniziare? Direi di sì, che è ora di iniziare. Naturalmente ripeti sempre che bisogna mettere nome, cognome e associazione. Sì, adesso lo dico. Ti ricordiamo. E poi cosa facciamo? Togliamo tutto finché non parliamo. Sì. Giusto? Adesso lo dico. Ciao Fulvio. Ciao. Che è successo? No. Ti chiamo Fulvio. Mi si è bloccato, mi sentite? Sì. Non so, mi si è impastato tutto. Addirittura c'è Giovanni. Sì, eh. Vabbè, comunque, se mi sentite... Sì. Direi di iniziare, adesso non so, c'è una strana conformazione al mio schermo. Vabbè. Infatti. Comunque, vabbè, importante che ci sentiamo. Ecco, però alza la voce. Sì, va bene. Io non sono riuscita ad iscrivermi, sono Paola Sabatini di Firenze. Ciao. Ciao. Allora, come presidente mi diceva di Democratico, ovviamente porgo innanzitutto i saluti a tutti i partecipanti, in particolare chi rappresenta associazioni e comunque chi rappresenta se stesso. E do subito alcune regole, diciamo così, per questa riunione, che sono in primo luogo, infatti, vabbè, io farò una breve relazione introduttiva, poi, lo dico qua di Medicina Democratica, tenderei a far intervenire gli ospiti, quindi chi di altre associazioni o persone singole, e poi sarà Fulvio che in qualche modo tirerà le fila dell'incontro. Chiedo a tutti, per intervenire, di chiederlo nella chat, e già che c'è, per chi non l'ha ancora fatto, di indicare nome e cognome, l'associazione nel caso che rappresenta e anche magari una mail, così registriamo. Scusa, tutto. Dove lo scrivo il nome? Ecco, un'altra cosa, spegniamo i microfoni, a meno chi non interviene, così evitiamo di avere dei problemi di Marco, ridondanze o quant'altro. Non riesco a... C'ho uno schermo stranissimo. Fa niente, l'importante è che mi sentite, anch'io non so, a un certo punto è andato via. C'è qualcuno che ha cercato di entrare, Ferdinando Vernazza, @gmail.com, c'è questo schermo qua che non riesco a capire. Sì, è colpa mia. Scusate, ho fatto confusione. Chiedo scusa. No. Vabbè, lasciamolo così, importante che ci sentiamo. Poi... Scusate. Poi magari, se volete, tolgo anche il video. Meglio vedere. Facciamo una cosa, provo a uscire e rientro. Ok. Magari vi ripristino, scusatemi, non sono molto, molto brava. Allora, vabbè, comunque, dicevo che... Ok, siamo tornati normali. Scusa, dove lo scrivo il nome? Bisogna, dove c'è la, sotto la barra sotto la al video, c'è il sito, c'è chat, se la clicchi, sì, a destra compare la chat. C'è un posto dove scrivere, dove poter scrivere, quindi puoi scriverlo lì. Ok, grazie. Sotto everyone. Grazie. L'incontro verrà registrato e io, in qualità di legale rappresentante, ovviamente sono responsabile per garantire la privacy. Comunque l'intenzione è quella poi di metterlo sul sito anche per chi non ha potuto intervenire. Bene, andiamo sulle cose più importanti. Abbiamo pensato all'incontro di stasera come una prima discussione, principalmente centrata sulle possibili iniziative per estendere e dare gambe ai principi contenuti nell'appello, che già conoscete. Se siete qui è perché lo avete condiviso, almeno negli aspetti fondamentali. Preciso subito che quanto contenuto nell'appello è da considerarsi come un inizio e non una conclusione. Tutti coloro che sono interessati e vogliono partecipare sono invitati a proporre modifiche, integrazioni, a partire dal condividere la propria esperienza
inclusi documenti sui temi trattati che vi chiediamo di farci pervenire. Contestualmente vi preghiamo di estendere l'appello ad altre associazioni e potenziali interessati e l'invito a porre attenzione ancora meglio a partecipare alle iniziative che decideremo di mettere in atto. Non ripercorro i temi dell'appello se non per due aspetti. L'Unione Democratica, nata dai movimenti degli anni 70, si è fondata a partire dal riconoscimento del legame indissolubile, la correlazione tra le iniziative per la sicurezza in fabbrica da parte del movimento operaio, quelle per la tutela dell'ambiente, con alleanze tra movimento operaio e realtà auto-organizzate, e quelle per la promozione del diritto alla salute. Questa forchetta o tridente rappresenta per noi il fondamento di una politica che vede nella prevenzione l'obiettivo di ogni azione, prevenire gli infortuni e le malattie professionali eliminando le fonti di rischio lavorativo, prevenire condizioni di vita non salubri intervenendo sui fattori di rischio ambientali, aria, acqua, rifiuti, abusi del suolo, eccetera, garantire il benessere individuale con un sistema sanitario che, dopo aver messo in atto tutte le azioni preventive, interviene in termini di accesso alle cure appropriate ed efficaci. Come avrete visto, il nostro appello a sua volta è tripartito sui temi della sanità. Se il principio di base è dichiarare che la salute non è una merce e la sanità non è un'azienda, questo l'abbiamo sviluppato individuando tre temi: l'universalità, l'accesso per tutti ai servizi, la gratuità, nessun onere aggiuntivo rispetto alla fiscalità generale, e la partecipazione, ovvero dirigersi nella direzione opposta a quella attuale dell'aziendalizzazione. Per la nostra storia, pertanto, il tema del diritto alla salute, da attuare con un sistema, anche con un sistema sanitario nazionale accessibile e correttamente impostato, sorge da una rivendicazione più generale, che parte dalla prevenzione nei luoghi di lavoro, di vita e dell'ambiente nel significato più ampio. In questo periodo l'emergenza Covid ha avuto il merito, ovviamente per modo di dire, di rendere evidente il ruolo insostituibile della sanità pubblica rispetto a quella privata e contestualmente mostrare il suo stato inadeguato a causa del definanziamento e del gioco alla fune tra governo e regioni, come pure all'interno delle singole regioni l'effetto della logica delle aziendalizzazioni e dei direttori generali in nomina politica, dimostratisi incapaci anche di gestire decentemente la crisi pandemica. Sarebbero dovuti, almeno nel caso lombardo, essere sufficienti le evidenze giudiziarie della clinica Santa Rita, della San Raffaele, e la corruzione diffusa e il giro di prebende nella nostra regione. Ma così non è stato. Non possiamo quindi contare che l'emergenza Covid attivi di per sé una forte risposta dalle popolazioni. Siamo noi che possiamo tenere acceso il fuoco della memoria, della coscienza e dell'iniziativa per mettere con le spalle al muro i responsabili e cambiare verso. Questa osservazione significa per me, per noi, che se lo vogliamo intraprendere abbiamo una gamma di iniziative diverse e diversificate temporalmente su cui discutere. L'invito che vi faccio per rendere oggi il più possibile costruttiva la discussione, dati i tempi relativamente ridotti, è quello di pensare su due piani contestuali coordinati: il piano temporale, quindi le azioni, gli obiettivi su breve, medio, lungo periodo, e il piano dei contenuti delle iniziative stesse. Sicuramente nel breve periodo emerge l'opportunità di iniziative che, nell'estendere i contenuti dell'appello e di quelli aggiuntivi che vorremmo dargli, sono di attualità, ovvero connesse all'emergenza pandemica, come uscirne e come individuare e superare gli errori fatti. Cito solo alcuni aspetti, poi sicuramente ne aggiungerete altri, lo faranno sicuramente anche altri esponenti di Medicina Democratica. La tutela della sicurezza e della salute degli operatori sanitari, negli ospedali, nelle RSA, che è l'unica garanzia per la tutela dei pazienti e dei cosiddetti ospiti.
la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle fabbriche. Sono aspetti su cui la nostra storia parla da sola. Come pure, assieme a molte altre associazioni sulla tutela delle disabilità e delle cronicità, temi ove il rilancio della medicina territoriale è fondamentale per cambiare direzione dalle pratiche di privatizzazione. Nel caso specifico di Lombardia, Medicina Democratica sta anche valutando la presentazione di esposti sugli aspetti di sicurezza dei lavoratori connessi alla gestione dell'emergenza Covid e starà allerta in caso di iniziative per scudi penali nei confronti dei responsabili politici e dirigenziali sulla conduzione dell'emergenza e le morti evitabili. Nel medio periodo vi possono essere iniziative di continuità e approfondimento dei temi e delle azioni con gruppi di lavoro, convegni su temi specifici e anche iniziative di carattere legislativo, contestualmente a un'azione di radicamento nel territorio, portando sia le proprie specificità di ogni associazione che quelle più generali della rete, in qualche modo che abbiamo cercato di sintetizzare nell'appello, così come si evolverà. Raccogliere le esigenze e i problemi delle diverse realtà, portarli in evidenza agli altri, discuterne e utilizzare le competenze di tutti, costituirà una palestra importante, in grado di rafforzarci ognuno per sé e collettivamente. Qui lo voglio sottolineare in un rapporto pienamente ugualitario tra le diverse associazioni e realtà nazionali e locali. Nel lungo periodo, nel permanere di iniziative massive, cioè di estensione dei nostri contenuti, si possono pensare ulteriori iniziative legali a livello nazionale, quali strumenti per una pressione nei confronti del mondo politico e sindacale. Per quest'ultimo, abbiamo ben presente, almeno per quanto riguarda quelli confederali, la difficoltà di riportarli sul nostro terreno. Se nel 1978 erano in prima fila a favore della riforma sanitaria, oggi sottoscrivono contratti che contengono assicurazioni private in campo sanitario, quindi vanno in direzione opposta. Io mi fermerei qua perché so che poi sicuramente verranno integrate e colmate le lacune del mio intervento. Per cui lascio la parola, adesso vedo chi si è già iscritto. E direi, vi chiederei di non intervenire entro i 5 minuti per poter dare la possibilità a tutti di parlare. Quindi fatemi sapere con la chat chi è che vuole intervenire. O date un cenno in un altro modo. Nessuno vuole intervenire? Avevo cliccato la manina. Ah, forse non l'ho vista. Ok, tu sei? Sono Salvatore Liard, okay, del Movimento per la Difesa della Sanità Pubblica Veneziana, okay, che è un comitato ormai ventennale, per cui per capire meglio potete visitare il sito difesasanitavenezia.top, dove sono un po' riportate le nostre mobilitazioni di questi anni e soprattutto ipotesi di proposte per difendere il servizio sanitario nazionale pubblico. Io sono reduce proprio oggi pomeriggio dalla nostra riunione settimanale, dove abbiamo chiamato un esperto di politiche di programmazione e pianificazione sociosanitaria nazionale, non so se lo conoscete, il dottor Filippo Palumbo, che è stato funzionario prima della regione Campania, poi della regione Veneto e poi è stato chiamato fino alla pensione come dirigente del servizio programmazione del Ministero della Salute. Noi abbiamo condiviso due aspetti temporali, come diceva l'introduzione. Una prima ipotesi di proposta e di lavoro dovuta all'emergenza del coronavirus. Invece una seconda proposta più a lungo termine, proprio perché questa emergenza sanitaria ha messo a nudo
tutte le carenze del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale. Per cui i gruppi di lavoro oggi hanno deciso l'attivazione di queste due temporalità. Per quanto riguarda la prima, abbiamo convenuto sul fatto che oggi ci sia bisogno di un testo unico di riforma, un po' come è stato il decreto 81 sulla sicurezza, non più lo spacchettamento di norme e normicelle che andavano di fatto ad indebolire il principio che l'introduzione, i principi che l'introduzione ha dettato, cioè i principi della 833. Per cui secondo noi oggi più che mai urge un unico testo di riforma del Servizio Sanitario Pubblico Nazionale. Uno. Due. Occorre urgentemente un piano socio-sanitario nazionale. Vi ricordo che l'ultimo è fermo al 2006. Quindi c'è bisogno, proprio in virtù di spinte particolari a cui assistiamo in questi giorni da parte di alcune regioni, in primis Lombardia e Veneto, ma non ultimo l'Emilia-Romagna, che sono state le tre regioni che sin dall'inizio si sono battute per un regionalismo differenziato spinto. Terzo punto, potenziamento dei LEA, ma non una pura elencazione o come fatto burocratico da assolvere, ma un modo di erogare il LEA. Quarto, puntare soprattutto alle attività di prevenzione. Guardate, quello che è successo in questi giorni la dice lunga sul fatto che proprio sulla prevenzione in questi anni governi di centrodestra e governi di centrosinistra hanno dato ben poco, perché nonostante che siano passati 42 anni dall'833 c'è ancora un concetto di centro ospedalità, cultura della centro ospedalità. Ancora, le cure primarie, fondamentali, la lezione di questi giorni, di queste settimane, soprattutto rispetto alle stragi che stanno avvenendo nelle case di riposo, ma non solo, ma anche nelle strutture di ricovero intermedie, ma non solo, ma anche nelle strutture di portatori di gravi handicap sia psichiatrici che fisici, e soprattutto, per ultimo, riqualificare le cure ospedaliere. Riqualificare le cure ospedaliere guardando al territorio, e ci sembra un'esperienza positiva il ruolo, la funzione delle USCHE. Le USCHE funzioneranno meglio se trovano il collegamento forte con i medici di base. Per ultimo, questione dello sviluppo delle tecnologie. E poiché non tutti i mali vengono per nuocere, la questione della telematica diventa fondamentale strumento nel rapporto tra utente e medicina di base. Questa è la prima parte temporale. Faremo una conferenza stampa per lanciare, però meglio ancora se avessimo suggerimenti, modificazioni, integrazione da parte di altri territori. Chiudo sulla questione invece della seconda parte. Noi siamo convinti che in tutti questi anni ci sia stata una logica perversa da parte di governi di centrodestra e di centrosinistra di andare ad indebolire il sistema sanitario nazionale attraverso più binari, attraverso più spinte ai fianchi, sotto finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, mancata programmazione e pianificazione, vi ricordavo che l'ultimo piano sanitario del 2006, e poi nel cassetto sia il nazionale che la Lombardia che il Veneto avevano nel 2006 il piano contro le pandemie, l'hanno tenuto nel cassetto e quindi ancora di più si è infortito la logica dei decessi. Percorsi professionali, è assurdo
che ci sia ancora questa questione dell'università di medicina e chirurgia a numero chiuso. È assurdo che si centellinano le borse di studio per gli specializzati attraverso una offerta che non corrisponde alla domanda. L'altro punto, regionalismo differenziato, e io sono dell'avviso di andare a rivedere il patto per la salute del dicembre scorso, elemento di estrema mediazione tra Stato e Regione, che va completamente rivisitato, come va annullato, a mio avviso, il decreto ministeriale numero 70 del 2015, dove impone non soltanto le tipologie degli ospedali, ma anche il numero dei letti, dei posti letto, in virtù della popolazione, 3,7 per ogni 1000 abitanti. Io credo che questi siano due percorsi sui quali si può proporre e si può creare il conflitto. Va bene, adesso Riccardo Antonini. Sei? Riccardo Antonini? Non so se... Non mi sente? Lo vedo. Riccardo? Riccardo Antonini, ok, vai. Mi senti? Sì, vai. Allora, siamo presenti in due del Comitato per la Sanità Pubblica contro il depotenziamento dell'ospedale unico della Versilia. È un comitato sorto 3 anni fa, inizialmente alcuni compagni e alcuni cittadini, poi paradossalmente si sono uniti alcuni lavoratori della sanità e operiamo da 3 anni. Per la sanità pubblica, quindi ha un carattere generale, sposando il principio della universalità, solidarietà e uniformità, nel senso uniforme nella qualità per tutti e in tutte le regioni, quindi questa la dice lunga sulle autonomie differenziate. Ovviamente contro il depotenziamento dell'ospedale unico, perché nel 2001 è stato costruito questo mega ospedale e sono stati chiusi i 5 ospedali della Versilia. Negli ultimi anni ha avuto un depotenziamento, noi lo abbiamo definito uno smantellamento, e quindi siamo mobilitati per mantenere servizi e siamo intervenuti in questi anni settimanalmente, diciamo, con i volantini su ogni questione fino al batterio killer di alcune settimane fa. Abbiamo fatto seminari e manifestazioni, assemblee, presidi continuativamente. Alcuni dei presenti questa sera hanno partecipato anche ai seminari, mi riferisco a Maurizio Marchi e Gianluca Garetti, che abbiamo tenuto sul tema della sanità pubblica in particolare e tutte le questioni che riguardano ovviamente la salute e la sanità. Abbiamo come sede il dopolavoro ferroviario di Viareggio, che è la sede storica di Assemblea 29 giugno, che da 10 anni conduce la battaglia sulla strage ferroviaria di Viareggio. Noi ieri sera abbiamo fatto l'assemblea per discutere appunto del documento che ci ha inviato, perché ce ne sono arrivati a noi, come penso a molti altri, in queste settimane numerosi documenti di carattere nazionale e di carattere locale o territoriale. Il documento che ci avete inviato per noi sostanzialmente è condivisibile. Quello che ci interessa, proprio perché ci siamo caratterizzati per il sottotitolo di medicina democratica, di cui alcuni di noi sono iscritti da anni, movimento di lotta per la salute, e quindi pensiamo che la proposta di un coordinamento nazionale su queste questioni sia fondamentale. È un momento, diciamo, nella tragedia favorevole che può consentire questo passaggio che in altri momenti non è riuscito in modo molto, molto minoritario. Quindi pensiamo che la salute non è una merce, la sanità non è un'azienda, siano, diciamo, slogan o principi fondamentali. Quindi noi siamo favorevoli a partecipare a questo coordinamento nazionale, mettendo al centro un paio di osservazioni e poi concludo ovviamente. Primo, che dobbiamo condurre, diciamo, una guerriglia culturale nei confronti del fatto che oggi si dice tornare alla normalità. Noi dobbiamo spiegare che tornare alla normalità nel campo di cui trattiamo vuol dire ricostruire o ricreare le condizioni perché si, si,
perpetua una tragedia come questa, nel senso che ha provocato, ha prodotto e ha alimentato la vicenda dell'emergenza sanitaria del coronavirus, o come io lo definirei del global virus, visto che ha avuto caratteristiche mondiali. E poi soprattutto spiegare, va molto di moda, niente sarà più come prima, dobbiamo capire che perché ciò non sia bisogna che costruire consenso, partecipazione, solidarietà, iniziative di lotta e ovviamente unire le forze che territorialmente ci sono da anni con un respiro di carattere più generale e nazionale. Io vi posso dire questo, quando noi tenemmo il primo anniversario della strage di Viareggio, quindi mi riferisco al 29 giugno 2010, lo striscione di apertura diceva niente sarà più come prima, perché sapevamo che dovevamo far sì che si sviluppasse la questione della solidarietà, della coscienza, dell'organizzazione, tutto quello che ben sappiamo per poter modificare le cose in questo paese. E quindi sapevamo che dovevamo strappare dei risultati. Noi in piccolo li abbiamo strappati, perché voi sapete benissimo, cito solo un fatto, ma potrei citarne diversi, ma non ho il tempo. In tutti i disastri ferroviari le figure apicali, in primis Moretti e gli altri amministratori, mai sono stati sfiorati da nessuna condanna. Con Viareggio ad oggi in appello sono stati condannati dai 4 ai 7 anni. Quindi pensiamo a quella parola d'ordine che noi abbiamo detto 10 anni fa, niente sarà più come prima, voleva dire che dovevamo fare un qualcosa che cambiasse la situazione. Ovviamente non abbiamo fatto quello che sarebbe giusto, perché le stragi purtroppo sono continuate, sono previste, sono prevedibili, non sono evitabili. Saranno evitabili quando avremo rapporti di forza favorevoli alla classe, al movimento dei lavoratori, al movimento sindacale, eccetera, eccetera. Questo lo sappiamo tutti, non lo voglio ripetere, però noi dobbiamo tendere a quello, che sia un movimento reale di lotta per la salute, per la sanità e per l'ambiente. L'ultima osservazione, ho concluso, è che, dicevo, noi siamo d'accordo su questa proposta e quindi ne abbiamo discusso ieri sera. Considerate che alle nostre riunioni settimanali la partecipazione è dai 15 alle 20 presenze. Quindi crediamo che non sia anche un risultato abbastanza positivo aver mantenuto questo comitato in vita con persone che si sono aggiunte successivamente. Quello che abbiamo chiaro è però che l'appello va fatto ai comitati, ai collettivi, ai coordinamenti, fino alle realtà sindacali. Appellarsi oggi alle forze politiche per noi è un problema che può minare la nostra autonomia e la nostra indipendenza. Ciò non toglie che non si debba confrontarsi con le forze politiche, però far parte di un coordinamento nazionale, a nostro avviso, potrebbe essere un elemento di debolezza e di divisione. Quindi io credo che l'appello, secondo noi, debba essere rivolto principalmente a tutte le realtà territoriali, a tutte le realtà nazionali che ovviamente operano in questo senso e alle realtà sindacali che si battono da anni sul terreno della salute come fatto che non sia né delegata ad altri né monetizzabile e tantomeno subordinata a logiche di mercato, di profitto o addirittura a quelli che sono normative, leggi, contratti, eccetera, eccetera. La salute è, come noi sappiamo, un bene inviolabile, irrinunciabile e come tale non va assolutamente subordinata a niente. Ecco, per cui io credo che noi non possiamo appellarci a forze politiche che sono state responsabili o complici di questa devastazione ambientale e sanitaria e tantomeno a forze politiche che purtroppo contigue a noi, ma oggi non hanno dimostrato di avere capacità politica, sociale e sindacale di sviluppare un'azione forte perché fosse mantenuta e garantita la sanità pubblica e ovviamente evitati in un certo qual modo tutto quello che è stato il disastro di questi anni, dalle stragi alle questioni ambientali fino purtroppo alle morti sul lavoro, perché noi registriamo 200 vittime di operatori sanitari, è una percentuale ancora superiore a quella ordinaria delle vittime nei luoghi di lavoro.
Ecco, questo deve farci riflettere. Credo che dovremo nel nostro lavoro inserire una battaglia su queste questioni, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a partire dagli operatori sanitari, e soprattutto una battaglia sul tema della repressione che colpisce lavoratori e delegati impegnati in prima persona sul terreno della difesa degli interessi collettivi come salute e sicurezza e sanità. Perché abbiamo avuto anche in questo periodo dei licenziamenti di lavoratori che pretendevano e rivendicavano la sicurezza, a partire dai DPI, sono stati licenziati, hanno subito ritorsioni, e noi su questo dovremo condurre una campagna, perché non possiamo accettare l'obbligo di fedeltà all'azienda di fronte a fatti che riguardano la sanità, la salute e l'ambiente. Vi ringrazio per l'attenzione e passo. Ok, Roberto Guaglione di Attac, dopo Rosa Rinaldi. Sì, buonasera a tutte e tutti, sono Roberto Guaglianone di Attac, io vi chiamo da Saronno, del cui comitato locale faccio parte, però dopo aver fatto un passaggio ovviamente con Attac Italia, per i pochissimi tra voi che non conoscono l'associazione, Attac si occupa di tassazione delle transazioni finanziarie, aiuto ai cittadini, questo l'acronimo, e lavoriamo sulla questione sostanzialmente della finanziarizzazione dell'economia e quindi dell'estrazione di valore dai settori, in particolare del pubblico, che dovrebbero essere quelli che garantiscono i diritti di tutte le persone. Ovviamente dentro un ragionamento più generale sul tema di quello che sta evidenziando la situazione della pandemia, non solo in Italia, a livello europeo e mondiale ovviamente, ci interessa sui nostri territori lavorare anche, e ci stiamo strutturando in tal senso, sulla questione della sanità, non perché sia per noi una novità, ma perché ci stiamo lavorando sostanzialmente da sempre, esistiamo da 20 anni, e nei territori dove siamo presenti con uno dei nostri 35 comitati locali in Italia è partito un lavoro anche sul monitoraggio della situazione locale. Io vi sto chiamando in particolare da Saronno. Al momento siamo nella posizione come Attac di essere favorevolmente interessati, con Medicina Democratica, in altre situazioni di movimento si è spesso lavorato insieme in buona sintonia, ai contenuti del documento che condividiamo nella stragrande maggioranza, e vorremmo appunto stasera essere semplicemente così in ascolto per capire un pochettino che prospettive si dà appunto alla costruzione di questo possibile movimento nazionale. Abbiamo già messo all'ordine del giorno di una riunione Skype che faremo tra 2 settimane da oggi l'eventuale appunto discussione in vista dell'adesione. Da questo punto di vista, quindi, io mi limito per il momento a dire che i comitati Attac della Lombardia, che sono 6, stanno lavorando insieme in specifico per cercare di approfondire il tema della sanità in Lombardia, e che sul quello lombardo, ma anche sul panorama nazionale, lo segnalo a beneficio di tutti se potete essere interessati, abbiamo organizzato una diretta sul canale Facebook, ma anche sul canale YouTube di Attac Italia, che si chiama proprio Attac Italia, sull'una e sull'altra situazione, per domani alle 18:30, in cui ci sarà Vittorio Agnoletto, che peraltro ci ha molto accompagnato nei nostri lavori territoriali in questi anni, ad approfondire un pochettino la questione delle cause ed alcune situazioni di prospettiva. Siamo, quindi, vi confermo il nostro interesse a partecipare a questa situazione di movimento. Abbiamo anche contribuito a portare firme alla raccolta che è stata fatta per il commissariamento della sanità in Regione Lombardia. Non abbiamo aderito appunto al documento politico, perché anche noi, in quanto associazione, rispetto alla presenza comunque di partiti, stiamo un attimino sul chi va là per il momento, siamo molto più a nostro agio in una situazione come questa. Per ora vi saluto, vi ringrazio, buon percorso. Ok, Rosa Rinaldi, e dopo di lei Lorenzo Varaldo. Rosa Rinaldi, presente? Devi cliccare. Eccomi. Ok, vai. Fatto, mi sentite? Scusate. Vi avevo salutato tutte e tutti. Dicevo che sarò brevissima. Noi abbiamo ricevuto l'appello e l'invito. Io sono della Segreteria Nazionale di Rifondazione Comunista, quindi diciamo così di un partito, se ne è parlato poco fa,
non sta a me decidere appunto quali saranno le relazioni, i rapporti tra quello che si vuole costruire e i partiti. Io ho scritto a nome della, di Rifondazione Comunista una, un post appunto a, a Marco Calderoli per dire della nostra adesione di, e su quali valori sostanzialmente fondiamo anche la nostra adesione. Intanto per noi il fatto che sia Medicina Democratica a lanciare quell'appello non è cosa di poco conto. Anzi, ci pare, diciamo così, il tratto fondamentale per la sua storia, perché anche personalmente ne ho condiviso, io ho cominciato a far politica sulle questioni della prevenzione e della sanità perché ero in un consorzio sanitario di zona, antica struttura, prima della 833. E quindi, diciamo, la storia della prevenzione, della partecipazione e anche della deospedalizzazione, a differenza, diciamo, di tutto quello che è venuto maturando negli ultimi 20 anni, 30 anni, è una storia che ci accomuna. In questo senso sarò breve, nel senso che a me sembrerebbe fondamentale, io sono in una struttura nazionale, alcuni nostri territori, dalla Lombardia ad altri compagni e compagne, hanno fatto iniziative importanti di coinvolgimento su questa vicenda che tra l'altro al nord, diciamo, è così pesante. Per quanto ci riguarda, ci interessa costruire una iniziativa che abbia anche il carattere nazionale, perché io penso che per quanto sta nelle nostre mani dovremmo evitare di tornare a prima, cioè che quando dovesse finire la pandemia e l'emergenza si ritorna a quegli ospedali lì, a quel sistema lì, allo svuotamento del territorio da qualunque servizio di prevenzione e di ascolto, ma io invece penso che dovremmo provare in ogni modo possibile a rilanciare quelli che erano i principi fondamentali, da un lato del Servizio Sanitario Nazionale, dall'altra appunto della rimessa al centro del territorio, e quindi tornare ancora una volta, non per essere passatisti, perché io penso che il futuro sta esattamente nella 833, quello era un guardare avanti, e quindi penso che dobbiamo cogliere questa occasione e darci modalità di lavoro. Io condivido l'introduzione precisa, diciamo così, anche tra virgolette schematica, nel senso che erano materiali di lavoro su cui venivamo invitati, quindi lo condivido. Credo che l'obiettivo debba essere molto ambizioso e quindi di avere un progetto e di lavoro e di iniziativa che appunto ci possa far scartare in avanti anche a livello nazionale, ognuno portando quello che può, quello che ha, provando ad allargare, a coinvolgere il più possibile altre associazioni, insomma tutti quelli che sono coinvolgibili, il settore stesso, perché il mondo del lavoro è stato... di questo il settore della sanità e del sociale è stato fortemente colpito, e quindi questo è lo spirito con il quale partecipiamo. Siccome condivido integralmente il documento che ci è arrivato, non io, Rosa Rinaldi, da sola, ma l'ho discusso anche in segreteria, lo condividiamo profondamente e siamo già impegnati, ripeto, anche sul territorio, penso che dovremmo darci anche l'ambizione appunto di provare a immaginarci come blocchiamo appunto la sanità privata attraverso i contratti, come rimettiamo al centro un servizio sanitario nazionale, come la togliamo dalle regioni nel modo in cui è andata. Insomma, quello che dicevi tu nell'introduzione, la salute non è una merce, ma è diventata una merce. La sanità non è un'azienda, ma è diventata un'azienda, a partire dal famoso Craxi che fondò l'Azienda Italia. Quindi credo che questo è diciamo lo spirito con il quale veniamo, volenterosi di dare modestamente la mano che possiamo dare e di metterci al lavoro insieme. Punto, finito. Grazie. Grazie. Allora, Lorenzo Varaldo e poi Marcello Luca. Sì, tanto mi presento. Parlo da Torino, sono di Torino, ma rappresento il Comitato Nazionale per il Ritiro di Qualunque Autonomia Differenziata e in particolare l'esecutivo nazionale, che è composto da persone di
di Roma, di Padova, di Bologna, di Bari, di Potenza, di Catania, c'è un esecutivo nazionale in questo momento di diverse categorie, l'inizio del comitato, la prima assemblea era del luglio scorso a Roma, una grande assemblea che era partita da associazioni della scuola, io sono un dirigente scolastico, e, sulla questione dell'autonomia differenziata, ma che poi si era estesa, il comitato è stato costituito da 120 associazioni, tra cui Medicina Democratica, che aveva aderito, e stasera sono stato invitato da Enzo Ferrara, che con me ha animato il comitato di scopo di Torino, perché abbiamo diversi comitati di scopo, ci sono tanti comitati di scopo in giro per l'Italia. Ho già salutato prima Fulvio Aurora, che conosco da invece più anni, per altre iniziative che avevamo fatto nel 2007 in particolare. E dico questo perché, avendo ricevuto ieri l'invito, ieri sono stato portato un po' a ritornare sul documento, ma troppo velocemente rispetto agli altri, e quindi mi sono confrontato velocemente con due o tre dell'esecutivo nazionale, perché mi sembra interessante e era utile e importante venire, ma non ho un mandato, diciamo così, preciso anche, no? Un'espressione. Gli altri, qualcuno l'aveva letto, qualcuno l'aveva fatto girare nelle mail, ma non c'è stata ancora una discussione organica tra di noi, per cui non posso dire in questo momento aderiamo o sottoscriviamo. Devo dire però una cosa, che tutti sono interessati, quelli che ho sentito, e sicuramente lo saranno gli altri, perché... noi stessi abbiamo promosso in questo momento una lettera aperta ai cittadini, alle associazioni, ai comitati e anche ai partiti e alle forze sindacali, proprio sul tema della sanità, ma che a partire dal tema della sanità ritorna poi sull'autonomia differenziata in generale anche negli altri settori, e che dice alcune cose in particolare sulla sanità, perché fa parte in pieno della questione dell'autonomia differenziata e dei pericoli. Ma certo in questo momento è in primo piano, tutti quanti, come c'è scritto nel testo, nell'appello, nel documento, tutti quanti sono stati portati a ripensare la questione della sanità, e tutte le questioni sono balzate di colpo all'evidenza, ecco. Da questo punto di vista devo dire che questo documento e questo possibile comitato nazionale, coordinamento, rappresenta per noi un po' un'eccezione nel nostro modo di agire, perché proprio perché noi proveniamo da esperienze, da anche idee, da motivazioni molto diverse, siamo uniti su uno scopo, ci siamo uniti, alcuni di noi hanno avuto anche percorsi diversi, anche se paralleli, per esempio di difesa della scuola pubblica prima, non sempre perfettamente convergenti, ma abbiamo considerato di unirci su uno scopo preciso, e facciamo molta attenzione a non finire un po' come il prezzemolo un po' dappertutto, ma specialmente a non essere bombardati di mille iniziative. Allora a questo aderite, a quest'altro, perché ogni appello, ogni iniziativa contiene poi tante cose, tante sfumature. Uno si esprime in un modo sui sindacati e l'altro sui partiti. Uno solleva un problema sull'Unione Europea e l'altro ne solleva un'altra. E tra di noi ci sono anche differenze di analisi, e quindi noi abbiamo sempre detto preserviamo assolutamente questa unità sullo scopo, ci chiamiamo comitato di scopo, uno scopo preciso, siamo uniti su quello e tendenzialmente non aderiamo ad altro. Ma in questo caso mi sento di dire che siamo indotti a fare un'eccezione, o perlomeno a discuterne seriamente, io stesso che sono uno di quelli più attenti a preservare lo scopo del comitato e a non farlo diventare una sorta di mini partito che poi si esprime su tutto e che aderisce a tutto e che si creano mille divisioni. Però su questo tema, un po' perché contiene la questione dell'autonomia differenziata in modo esplicito, un po' per l'importanza e la gravità della situazione, posso così anticipare che la discussione tenderà a fare un'eccezione, magari a portare qualche contributo, come è stato detto all'inizio da Marco, su qualche punto specifico, qualche proposta eventuale, fermo restando che il documento costitutivo, quando si è così tanti e così anche qua diversi, chiaramente
necessita di mediazioni, ma necessita anche, secondo me, tendenzialmente di formule generali che uniscano e che lasciano poi spazio alle iniziative in un secondo momento, perché se ci si mette a precisare tutto in un documento così si rischia di non uscire mai. Ecco. Quindi dico solo due o tre cose in questo quadro generale che sostanzialmente ci vedrà discuterlo in esecutivo nazionale già nei prossimi giorni, portarlo nell'assemblea dei comitati di scopo. Ne abbiamo fatta una subito dopo Pasqua, il martedì dopo Pasqua, era molto partecipata, tipo la riunione di stasera, da tantissime città. Ne faremo un'altra il 9 di maggio, e lì sarà l'occasione per, diciamo così, discutere, ratificare, se vogliamo usare una parola importante, una adesione. Tra i temi che avete detto, mi permetto di dire due o tre cose che sono un mio punto di vista. Il primo è che vedo un po' in questo periodo, nella discussione che si è sollevata, più che discussione, nelle riflessioni, nell'aprire gli occhi della gente, delle associazioni, dei comitati, dei partiti, addirittura di tanti che sono stati alla testa delle peggiori politiche, perché abbiamo sentito addirittura Prodi dire che non bisognava privatizzare, ma qualche problema c'è, insomma ormai tutti riconoscono gli errori e va bene. Però io personalmente in questo periodo insisto molto su un aspetto: c'è forse un po' una tendenza a guardare indietro e avanti, il che è giusto, ma c'è un oggi del quale io sono estremamente preoccupato. E io credo che non magari nel documento necessariamente, ma noi dobbiamo occuparci dell'oggi, perché io trovo, per quello che vedo, il Piemonte, sapete che è molto poco nominato, ma è tragicamente coinvolto ad un livello molto molto forte e continua a vedere una crescita di contagi e di morti pazzesca. Nei giorni scorsi era forse la progressione più grave di tutta Italia, ma al di là del Piemonte continua a sentire delle storie veramente allucinanti dal punto di vista di quella che non so se si può ancora chiamare, se si deve chiamare in questo momento prevenzione, ma che certamente è una diffusione continua del pericolo e dei contagi, che non è per niente frenata, o perlomeno lo è molto poca, dai provvedimenti presi adesso, in questo momento, diciamo, dal governo. Io credo che, senza addentrarci adesso, io poi non ho competenze particolari, tra di noi nell'esecutivo nazionale c'è Loretta Mussi che ne ha molti di più, che ha tutta una storia, un'esperienza, ma insomma non mi addentro nella cosa, ma io sono preoccupato dell'oggi, sono preoccupato di questa fase 2, sono preoccupato di questa convivenza che l'altro giorno il Corriere della Sera stesso scriveva: più che una convivenza ci sembra uno sfidare il virus. Sono preoccupato di quando sento, dico solo una storia, io vado spesso poi sul concreto, ne racconto una tra le tante: quando sento di un genitore, di un ex allieva che ha un infarto in corso e non vuole assolutamente andare all'ospedale, sappiamo quanta gente muore perché non vuole andare all'ospedale per paura in questo momento, e viene portato all'ospedale dalla figlia e c'è l'infarto in corso, lo salvano in qualche modo dall'infarto e si ammala di Covid, e rimane i giorni che deve, poi viene rispedito a casa, e la famiglia che lavora in un negozio di alimentari continua tranquillamente ad andare a lavorare, cioè io dico, ma c'è un oggi di cui veramente preoccuparsi. Questa è una prima riflessione. Il secondo l'avete sfiorato, il problema sindacale. Io, scusa, se puoi chiudere velocemente. Chiudo velocemente. Il problema sindacale mi sembra centrale. Il terzo, un tema importante secondo me, è che, tra virgolette, una parola d'ordine, ecco, se si usa dire così, è il ripristino di tutti i fondi tagliati. Bisogna partire, secondo me, da una formulazione di questo tipo. Grazie. Ok, adesso Marcello Luca e poi Chiara Giorgi. Buongiorno, sono Marcello Luca, faccio parte del CONUP Pensionati e sono sempre andato, come Fulvio, Aurora, Carlo Parascandalo,
e Antonio Muscolino, sono sempre andato per la giornata della nuova commercializzazione della salute da 4 anni a questa parte a Bruxelles. Questo è stato il primo anno in cui non siamo voluti andare perché è successo quello che è successo. E poi faccio parte anche del forum per la salute e ho avuto la possibilità di intervenire del Lazio mentre Angelo è nazionale e ho avuto la possibilità di intervenire alle due assemblee che ci sono state sull'autonomia differenziata, tutte e due al Tasso. Questo è stato un momento molto importante e faccio parte anche della prima ho sentito Lorenzo che fa parte dell'esecutivo nazionale. È chiaro che il collegamento con il ritiro di qualsiasi autonomia differenziata è un punto importantissimo, a parte che è interdisciplinare. Io non sono medico, però insomma mi sono sempre occupato di cose relative alla sanità, però bisogna sempre ricordare che sulle adesso stiamo parlando di sanità, ma è proprio il ritiro di qualsiasi autonomia differenziata, sono ben 23 materie, praticamente tutte le materie che dovrebbero essere di competenza statale e invece verrebbero passate alle regioni, le infrastrutture sono tantissime, insomma, chiaramente l'istruzione, la sanità. No, era solamente per dire che quindi c'è bisogno, il documento mi va benissimo, c'è bisogno di un documento che sia più o meno firmato da tutti, dopo averlo discusso. Io non ho delle particolari cose da dire, a parte che noi ci vediamo come autonomia differenziata tra due giorni. C'è un documento ulteriore rispetto a questo con gli arricchimenti che magari vengono fuori oggi, siamo disponibili a rivederlo. Grazie. Ok, Chiara Giorgi e poi Paolo, non so il cognome. Salve a tutte e a tutti, grazie di questa occasione di discussione e di incontro. Io mi occupo da vario tempo del Servizio Sanitario Nazionale, sono una storica, quindi da un punto di vista storico, e ho imparato moltissimo ricostruendo la storia del Servizio Sanitario Nazionale e anche la storia di MD, di Magistratura Democratica. E collaboro con Sbilanciamoci, con la rete di Sbilanciamoci, e come Sbilanciamoci noi abbiamo pubblicato qualche tempo fa un ebook, L'epidemia che ferma il mondo, dove tra l'altro ci sono numerosi interventi da parte di varie persone che se ne occupano, Dentico, Taroni, io stessa ed altri, sulla sanità, il Servizio Sanitario Nazionale. E poi abbiamo anche stilato 10 punti per l'Italia che vogliamo, e appunto perché tutto non sia più come prima, che sono peraltro, c'è la possibilità anche di sottoscrivere questi 10 punti e di avviare un processo partecipativo anche di discussione, e quindi nel tempo. Sono molto d'accordo con le cose che sono state finora dette, sono davvero molto d'accordo, e io credo che credo che sia necessario più che mai aprire un campo di nuove alleanze, proprio perché, come diciamo, ci ha insegnato la storia del Servizio Sanitario Nazionale, anche di Medicina Democratica, quella riforma che in fondo è stata la più rivoluzionaria nella storia dell'Italia repubblicana, su questo ne sono abbastanza convinta, in realtà proveniva proprio dalla ricchezza, dalla forza di una politica delle alleanze, in cui non a caso i soggetti che voi tutti prima menzionavate, e quindi il sindacato, in particolare la CGIL, le conquiste sindacali dentro le fabbriche, ma anche fuori, i partiti allora più importanti, in particolare il Partito Comunista, ma anche il Partito Socialista, e soprattutto i protagonisti dell'allora stagione dei movimenti, che sono di nuovo, insomma, il movimento studentesco e soprattutto il movimento femminista, ma anche il movimento di riforma cosiddetto della psichiatria radicale basagliano. Ecco, io credo che sia molto importante, oltre soprattutto il movimento di lotta per la salute, ritornare a quell'insegnamento, cioè avviare, come dicevate voi, una politica attiva delle alleanze. E io credo che sia molto importante, per fare questo, anche federare, mettere insieme le varie lotte, cioè che
in qualche modo è chiaro che la nostra, parlo già in senso collettivo e plurale, la nostra priorità è quella di una difesa e anche di un rilancio, di una riqualificazione anche del Servizio Sanitario Nazionale, di cui giustamente all'inizio si diceva l'unica cosa positiva di questo momento è che insomma a livello anche di coscienza di opinione pubblica diffusa un po' tutti si rendono conto adesso, ricominciano a parlare di Servizio Sanitario Nazionale, di sanità pubblica. Infatti anche io credo che questo sia molto importante e proprio questa situazione vada sfruttata, anche perché io credo che vivremo a lungo un processo anche di transizione, quindi in cui diciamo fondamentali saranno mobilitazioni, battaglie comuni, quindi anche legare le varie battaglie, tutte le battaglie ad esempio per il welfare, per una, come dire, riscrittura anche universalista e democratica del welfare. Quindi io credo moltissimo in questa combinazione e anche però nel inserire il discorso della sanità pubblica e della salute all'interno di un programma politico e culturale più ampio, più collettivo, perché credo che questa sia la nostra forza. E ripeto, è stata anche la forza che ha permesso l'istituzione della sanità pubblica in Italia, perché è stato un discorso, sono state lotte capaci di parlare a tutti i vari assi della vita quotidiana dei cittadini, dei lavoratori e delle lavoratrici di allora. E quella è stata la forza, e di investire più ambiti che erano quello della salute, quello dell'ambiente, quello dell'organizzazione del lavoro, quello dell'equità fiscale, quello delle lotte dei lavoratori. Insomma, credo che è questo quello che ci può dare forse in questo momento maggiore forza. E tra i punti che sono già stati citati nei primi interventi, anch'io credo che sia necessario più che mai saldare sempre il terreno della prevenzione con la partecipazione. Credo che sia necessario ribadire l'importanza di una guida nazionale, visto diciamo tutta questa retorica ultima, il progetto terribile, come è stato appena detto, dell'autonomia differenziata e le derive purtroppo regionaliste degli ultimi 30 anni, e così come sia necessario puntare alle cure primarie e puntare a servizi sanitari a elevata integrazione sociale, e l'idea del servizio socio-territoriale, diciamo anche quello, affonda negli anni 70, e quindi diciamo rafforzare l'assistenza territoriale e quindi meno concentrarsi poi sugli ospedali, grandi ospedali. Ecco, io credo anch'io che questi siano gli obiettivi più importanti su cui forse possiamo costruire un discorso soprattutto politico, perché di questo si tratta, qualificato e in grado di coinvolgere più soggetti e protagonisti. E sono molto d'accordo con le proposte naturalmente fatte da voi di Medicina Democratica. Grazie. Ok, Paolo Fierro e poi Mariolina Congini. Ma Carmina, vorrei parlare anch'io, mi scrivo. Non ti ho visto, adesso ti segno. Ok. Paolo Fierro? Posso? Ok, vabbè, anche io faccio parte di Medicina Democratica, però volevo fare un intervento. Vediamo. No, non fa nulla, perché non mi funziona bene non vi perdete niente. Allora, la questione è questa. Volevo intervenire però nello specifico della proposta, no? In medicina di assistenza sanitaria pubblica che dovremmo sforzarci di portare avanti. Cioè, voglio dire, è stato detto da più parti, il modello ospedalocentrico è fallito, l'abbiamo detto, no? Abbiamo visto purtroppo la tragedia della Lombardia, è sotto gli occhi di tutti purtroppo. E che era il modello ipertecnologico con altissime professionalità che entrava in competizione anche diciamo con altre strutture e con altre regioni. Si è detto che tantissimi pazienti affluivano da tutto il territorio nazionale perché in Lombardia c'era la migliore medicina ultra specialistica, le migliori tecnologie, i migliori metodi per curare il cancro, per esempio. Allora, voglio dire questo: noi dobbiamo sforzarci anche di criticare
non difendere, diciamo, acriticamente quello che è il modello di assistenza pubblica attuale. Perché, ad esempio, sono passati pure attraverso, all'interno della sanità pubblica, dei modelli di privatizzazione, di appropriazione indebita, la chiamo io. Cioè, voglio dire, le strutture primariali in particolare, no? Sono riuscite all'interno della struttura pubblica a coltivare un territorio privato, degli interessi privati, no? È proprio di ieri l'arresto dell'ennesimo primario che dirottava i suoi clienti, diciamo, alterando le liste d'attesa, facendo dei giochi poco puliti, qui a Salerno. Io sono di Napoli, no? Della Campania. Allora voglio dire, noi dovremmo proprio sforzarci di mettere in campo una critica radicale proprio di queste strutture verticali che sono gli ospedali ipertecnologici, dove praticamente le professionalità vogliono dire un valore di mercato. Voglio dire questo. Si va dal tal primario perché si sa che questo è un grande luminare, il resto tende ad essere annullato. No, questo è un discorso molto grave che faccio, però attiene pure a tutto il discorso della formazione, dell'acquisizione della professionalità, attiene alla stessa impostazione dei nostri cicli universitari, no? Al di là del numero chiuso, ma ci sono dei meccanismi di selezione che sono di classe proprio all'interno dell'università e passano pure attraverso gli ospedali. Questa è una cosa che si vive ancora peggio, forse in maniera più radicale, in ambito chirurgico, che sono strutture militari di per sé, cioè voglio dire, hanno sempre una struttura molto verticistica e che tendono, diciamo, a drenare diciamo, delle fette di mercato con la complicità, purtroppo, questa è un'altra cosa, di medici di base, di strutture periferiche, eccetera, eccetera. E quindi poi pure il discorso del territorio va rivisto radicalmente. Abbiamo avuto degli esempi virtuosi durante questa pandemia, dove in alcune ASL si sono attivate effettivamente degli interventi molto efficaci sul territorio, che hanno prevenuto il peggioramento delle condizioni cliniche dei pazienti, applicando in maniera precoce le terapie ed evitando sia i decessi che i ricoveri in ospedale. Però va detto pure che, data la desertificazione che si è fatta, eppure date le spinte corporative dei settori del mondo sanitario, del mondo medico, non solo medico, è pure diciamo, degli altri ambiti sanitari, molto spesso questo intervento tante volte non lo si è visto nella sua reale efficacia, pure perché era stato svuotato di contenuti. Un'ultima cosa voglio dire rispetto alla fase 2. Sono molto d'accordo con alcuni interventi che sono stati fatti, in particolare non ricordo chi l'ha detto, comunque la fase 2 può essere una fase terribilmente pericolosa, perché in realtà da un lato si spinge per una ripresa dei cicli economici, dall'altro però non si mettono in atto delle cose anche semplici che si sono viste essere molto efficaci in questa fase. Voglio dire, ci sono delle aree del paese dove l'impatto per fortuna non è stato così grave e tuttavia ancora non si applicano delle norme di prevenzione semplicissime, che sono per esempio gli screening di massa o comunque i tamponi, che è una cosa almeno dei settori più esposti. Cioè, questa è la reale chiave per uscire poi da questo terrorismo, oppure dal rischio reale
della ripresa della pandemia. Lo dico perché praticamente, paradossalmente, noi rischiamo di subire le ricadute da un punto di vista sanitario e nello stesso tempo anche i costi terribili poi di una crisi sociale che seguirà sicuramente a tutta questa vicenda. Questo è tutto, ho finito. Ok. Marianina Congedo e poi Sandra Vernero. Mariolina Congedo, c'è? Cioè? Non la vedo, non la sento più che altro. Vediamo. Vabbè, passiamo a Sandra Vernero, poi se c'è, se arriva. Sandra Vernero. Buonasera a tutti. Allora, io rappresento Slow Medicine, che è un'associazione di professionisti, quindi medici, infermieri e altri professionisti della salute e cittadini per una cura sobria, rispettosa e giusta. E tra l'altro Slow Medicine fa parte della rete Sostenibilità e Salute, che è rappresentata da Mariolina Congedo qua. Ecco, quindi i nostri principi sono quelli della sobrietà, il fare di più non significa fare meglio, del rispetto, quindi il valore della persona, i valori e preferenze delle persone, e giusta, giustizia e appropriatezza. E tra l'altro uno dei nostri progetti è Choosing Wisely, che io coordino, che si occupa proprio degli esami, trattamenti, procedure che sono spesso non necessari e provocano danni. Quindi siamo molto interessati a tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato fin qua, che condividiamo e che tra l'altro in questo momento, soprattutto di emergenza, sono emersi agli occhi di tutti in tutta la loro evidenza. Vorremmo, quindi condividiamo il documento e anche tutti i vari punti. Si potrebbe proprio anche aggiungere la questione del consumismo sanitario, il fatto che c'è un sovrautilizzo di alcuni esami, trattamenti, procedure e invece un sottoutilizzo proprio clamoroso, non so, della sanità pubblica che è emersa, delle cure primarie, le cure a domicilio sul territorio, le cure per anziani, con un'eccessiva attenzione alle tecnologie, ed è stato detto, e non per niente siamo tra i paesi al mondo che hanno per esempio più TAC, che fanno più TAC, più risonanze magnetiche, hanno un sovrautilizzo di antibiotici col danno delle resistenze, e poi dall'altra parte abbiamo delle carenze che sono emerse proprio in questo periodo, in questa emergenza. E siamo assolutamente d'accordo sul dare maggiore attenzione, focalizzare di più l'attenzione sul territorio, cosa che è mancata, la sanità pubblica, la prevenzione. Ecco, un aspetto su cui anch'io sono personalmente molto d'accordo è il porre l'accento sulla salute degli operatori sanitari, perché è emerso in tutta evidenza la carenza dei dispositivi di protezione, carenza dei tamponi, carenza anche degli ospedali, dei percorsi pulito sporco. E sarei molto d'accordo, uno dei primi passi a fare proprio delle azioni in questo senso, sia per tutti gli operatori sanitari che si sono contagiati, tutti quelli che sono morti e quelli che ancora lavorano negli ospedali e nelle RSA, perché non dimentichiamo che ospedali e RSA sono diventati tra i più importanti focolai di infezione in questo momento, proprio perché sono mancate le regole di sicurezza e tutto questo ha avuto un ruolo proprio anche nell'accentuazione e nell'aggravamento dell'epidemia. Quindi siamo d'accordo sui principi. Sarebbe molto importante
mettere in atto e pensare anche a delle azioni concrete, cioè fare rete e cercare di portare avanti dei progetti, proprio perché questo è il momento in cui appunto molti cittadini che prima non si rendevano conto di queste problematiche adesso le hanno toccate con mano, e quindi sarebbe il momento veramente di agire. Ecco. Quindi noi stiamo veramente valutando di partecipare a questa rete e di unirci alle azioni. Okay, grazie. Mariolina Congedo, che adesso vedo, e poi Giovanna Cappelli. Forse qualche problema di audio, Mariolina? Il microfono qui è sempre attivo, però non ti sentiamo. Niente. Proviamo a passare a Giovanna Cappelli, nel frattempo vediamo se riesce a risolvere il problema. Giovanna Cappelli, in onda? Sì, vengo. Allora, buongiorno, buonasera. Io sono Giovanna Cappelli, sono di Rifondazione Comunista, della segreteria regionale della Lombardia. Sono anni che noi lavoriamo con Medicina Democratica, ma mi sembra che questa iniziativa, questo appello che tenta di costruire un movimento nazionale in questa situazione sia particolarmente importante. Quindi non ripeto le cose che ha detto Rosa. In particolare io porto l'esperienza della lotta contro il modello di sanità lombarda che noi facciamo da anni. Prima dell'epidemia noi c'eravamo con Medicina Democratica, abbiamo fatto un lavoro sul tentativo di trasferire la cura dei pazienti cronici dalla medicina di base a dei trust internazionali, quindi appaltare alla medicina privata questi malati cronici. Questa controriforma non è passata grazie a un'iniziativa capillare che abbiamo fatto, è ferma e speriamo che non vada più avanti, anche perché l'avvento del coronavirus ha smascherato le debolezze di questo sistema, come non è un caso che la Lombardia ha avuto un numero di morti che sono rispetto alla seconda guerra sono lo stesso numero, cioè un numero di morti maggiori dei civili caduti dopo la seconda guerra mondiale. Questo è frutto di come è stato organizzato il sistema sanitario in Lombardia. E su questo penso che noi in questo momento possiamo fare leva. È un periodo molto, molto difficile, ma la coscienza che la sanità deve essere pubblica, che ci deve essere la medicina territoriale, no? E in questo momento è sulla bocca di tutti. Si tratta di sfruttare questo momento e fare che non diventi solamente un'opinione, ma che si possa costruire un movimento. Anch'io ho la mia età, e spesse volte ho riflettuto sulle difficoltà di costruire un movimento per la salute, no? E dalle mie esperienze penso che un movimento per la salute di tutti si può costruire se fa alleanze con altri movimenti. Noi appunto sono anch'io della stagione del 68 e di tutte le riforme che sono state attuate in quel periodo. Lì la medicina democratica e universalistica è nata dentro la storia del movimento operaio, degli studenti, e quindi io penso che siamo in una situazione analoga, e mi sembra che l'intuizione che ha avuto Medicina Democratica per questo appello, se noi tutti siamo consapevoli del periodo e della possibilità che ci apre, potrebbe essere un momento appunto per diventare un movimento non solamente di opinioni, ma che sappia fare conflitto e anche
ottenere dei risultati. Io sono molto d'accordo su tutta la piattaforma, sono anche interessata alla medicina di genere, perché sapete che anche in questo frangente, per esempio, non è difficile fare gli aborti, insomma, non penso che si debba aggiungere niente, bisogna tener conto che c'è anche questa cosa. Volevo solamente fare un appunto, quindi oggi secondo me dovremmo puntare sulla denuncia di quello che sta avvenendo. Per esempio io sono molto d'accordo con quel compagno che è intervenuto prima, che dice secondo me bisogna denunciare il fatto che si apre la cosiddetta fase 2, non solamente in modo responsabile, non solamente la fase 1 non è stata, diciamo, gestita bene perché sono andati a lavorare senza protezione individuale, sia nella medicina, sia i medici di base, ma anche tutti quelli che sono andati, i lavoratori dei supermercati, eccetera. C'è un'inchiesta l'IMS che ha dimostrato l'altro giorno che praticamente il virus si è espanso con un 25% in più, 25% in più in quelle zone dove maggiormente si lavorava. Quindi una volta che tu fai il distanziamento sociale, tutti stanno in casa, ma poi ci sono quelli che vanno a lavorare senza tutele, è chiaro che il virus è andato. Quindi io, secondo me, dovremmo anche, diciamo così, intervenire in modo critico e massiccio su qui e ora, perché gli sbagli che stanno facendo non a caso sono tanti. L'altra cosa che volevo dire è sul problema anch'io penso, soprattutto stando in Lombardia, che noi dobbiamo veramente fare cadere il progetto dell'autonomia differenziata. E questo lo discuteremo, insomma, in un'altra riunione, perché non è cosa da poco. Non è cosa da poco. Ma tutti pensano che, diciamo così, ci debba essere una sanità nazionale, non divisa per varie sanità, diciamo così, regionali. E un ultimo accenno è che la privatizzazione della sanità lombarda ha portato anche a un'aziendalizzazione della sanità, diciamo, quella pubblica. Ma negli ultimi tempi anche la sanità privata non convenzionata ha agito in modo tale da portare clienti, diciamo così, pazienti clienti nella sanità privata non convenzionata. Qui in Lombardia, e questo è stato un oggetto di nostra denuncia, gli esami ambulatoriali nella sanità privata non convenzionata costavano meno di quelli fatti nella sanità, diciamo, convenzionata, pubblica o privata. Siamo arrivati a quello. In più c'è, sempre in Lombardia, grazie anche purtroppo a contratti di lavoro, secondo me, fatti male, e su questo c'è un grosso problema nel parlare con i sindacati confederali, tutti, perfino il contratto della sanità, che io conosco bene perché mio figlio fa l'infermiere, perfino nel contratto della sanità pubblica c'è una parte di benefit aziendali che, diciamo, danno i soldi alla sanità privata. E questo, secondo me, noi lo dobbiamo discutere, non possiamo tenere questo sbrobrio. Questo, naturalmente, se diventiamo un movimento nazionale che con un peso anche nazionale, diciamo così, potremmo fare anche questa critica pubblica ai sindacati per farli ragionare su un'altra linea. Grazie. Va bene, vediamo se Marilina Congedo ha risolto il problema. Dopo di lei, comunque, Silvana Cesani. Marilina? Non ti sentiamo. Niente da fare. Allora, passiamo a Silvana Cesani, poi vediamo se nel frattempo riesce a risolvere il problema. Ok. Io sono di Lodi. Voi sapete che il Lodigiano è stata la terra martoriata dal Covid, la famosa prima zona rossa, è nata a Codogno, Castiglione d'Adda e altri paesi d'intorno, insomma.
e a partire da questo problema, da questo disastro che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ancora perché noi siamo rigorosamente chiusi in casa, abbiamo deciso di istituire un gruppo di lavoro con diversi obiettivi. Ci siamo messi, stiamo lavorando da più di un mese, ci siamo messi insieme, c'è la rappresentanti della CGIL, alcuni sindacalisti della CGIL, il gruppo d'acquisto popolare, Rifondazione Comunista e la lista civica Lodi Comune Solidale di Lodi. Abbiamo definito un percorso locale e un percorso più ampio dove mettere dentro il nostro percorso locale. Allora, sul percorso locale abbiamo deciso di costruire una piattaforma che parta dal definire prima un processo conoscitivo dentro il quale mettere dentro le rivendicazioni da farsi fra un po', quando siamo pronti. Allora, stiamo ricostruendo e siamo già a buon punto il quadro normativo nazionale e regionale dentro il quale stiamo ricollocando la strutturazione dei servizi ospedalieri territoriali negli ultimi, come erano negli ultimi 15 anni prima del Covid. E quindi questo quadro di carattere generale che ci dice come è stata organizzata la sanità e il territorio nell'Odigiano sulla base delle indicazioni regionali, nazionali e regionali, e quindi dei vari tagli, eccetera, eccetera, come si è configurato negli ultimi 15 anni la strutturazione dei servizi ospedalieri territoriali, come è andata configurandosi anche sulla base dei tagli che sono stati fatti. E questo è un primo blocco di lavoro. Un secondo blocco di lavoro che stiamo costruendo grazie all'apporto sindacale, costruire la strutturazione dei quattro ospedali del territorio sulla base dell'emergenza Covid. Questa cosa ci stiamo... Scusate, ma c'è una persona che in video che continua a parlare, è anche difficile. Corda Lorenzo. È un po' disturbante. Allora, stiamo definendo questo nuovo percorso della strutturazione dei quattro ospedali locali sulla base di come sono cambiati per l'emergenza Covid. Cosa complicatissima perché questo quadro cambia di settimana in settimana sulla base appunto di come si sta evolvendo la questione del Covid, per cui la settimana prima ci troviamo e la strutturazione è di un certo tipo, la settimana dopo ovviamente si riapre il pronto soccorso, forse si riapre il pronto soccorso a Codogno, si sono riaperte la medicina a Lodi, insomma, per cui c'è un profondo cambiamento, lo stiamo seguendo di passo in passo in modo tale da capire quale sarà alla fine lo scostamento tra i servizi precedenti e i servizi dopo Covid. Abbiamo l'impressione già da ora che almeno un ospedale, quello di Casal Pusterlengo, salterà dal punto di vista della configurazione precedente e quindi stiamo un po' monitorando questa cosa. L'altro lavoro che stiamo facendo è una mappatura delle strutture private convenzionate, private presenti nel territorio. E abbiamo scoperto che sono tantissime, veramente impressionanti. Anche questo per avere un'idea di come i cambiamenti prodotti dalla normativa nazionale e regionale hanno avuto un precipitato locale. L'ultima questione su cui stiamo lavorando, che è importantissima, è il Covid di ritorno. Dopo l'apertura della zona rossa di Codogno, Castiglione, Casal Pusterlengo, eccetera, purtroppo si sono avuti nuovi casi di Covid di ritorno, in corrispondenza al fatto che le persone sono uscite per andare al lavoro. Su questo è nato un coordinamento per ora a Codogno, un coordinamento che è fatto da una trentina di persone che hanno lavorato attorno alla necessità di fare in modo che la prefettura, il sindaco della città e la prefettura facciano dei controlli cogenti rispetto alle modalità con cui si svolgono i lavoratori sono costretti ad operare nei posti di lavoro.
tra l'altro con l'ultimo decreto governativo questo protocollo è diventato un elemento che fa parte del, è diventato un elemento cogente, fa parte del, del decreto, e quindi questo protocollo concordato tra governo e sindacati, e quindi è ancora a maggior ragione c'è la necessità che ci sia, che questo coordinamento possa controllare, possa chiedere alla prefettura e al sindaco di Codogno di controllare davvero che nei posti di lavoro siano attuate tutte le misure di sicurezza. L'ultimo pezzo di lavoro di cui abbiamo discusso oggi è che abbiamo la necessità di coinvolgere i medici di medicina generale per sviluppare una conoscenza, un confronto precipuo, in particolare su quello che è avvenuto nel territorio, in modo da costruire una piattaforma rivendicativa sul qui e ora, sulle necessità e bisogni reali che il Covid ha messo in evidenza. Ecco, tutto questo lavoro è importante, lo stiamo seguendo ovviamente, stiamo cercando di preparare questa piattaforma rivendicativa, ma fortunatamente Medicina Democratica ha attivato questo lavoro che ha un respiro molto più ampio, dentro il quale la nostra piattaforma ha molto più senso, insomma avrebbe senso, ovviamente ha un senso per noi lavorare sulle questioni locali, ma ha molto più senso se le questioni locali stanno dentro un percorso di carattere generale, così come è stato prospettato da Medicina Democratica. E quindi siamo d'accordo con l'appello, l'abbiamo visto, siamo d'accordo con il prefigurare una proposta che va nella direzione di mettere al centro i temi della 833, lo dico in sintesi, tutto in modo che finisco l'intervento, ma soprattutto noi pensiamo che questo lavoro vada anche a livello nazionale, a livello regionale, vada articolato poi in una piattaforma rivendicativa nazionale e regionale, perché il tempo che stiamo attraversando di crisi ci dice che noi o lavoriamo a partire dai bisogni delle persone in questo momento, e quindi sono d'accordo con quello che diceva Giovanna prima, è il momento in cui a partire dai bisogni locali possiamo costruire un movimento, quindi attraverso delle piattaforme nazionali e regionali possiamo assolutamente tentare di riportare a casa un servizio sanitario nazionale che sia più rispettoso della salute di tutti noi. Ho finito. Grazie. Allora adesso Anna Nocentini e poi Valerio Gennaro. Anna, ci sei? Provo? Sì, vai, ti sentiamo. Ecco, buonasera a tutti. Prima di tutto vi porto per gli amici i saluti di Beppe Banchi, che è in Ecuador, un paese molto povero e molto provato, però lui sta bene, loro stanno bene, anche se nel loro barrio sono già diversi i decessi per coronavirus, unito ad una grandissima povertà. Capite quello che significa. Allora, io sono di Rifondazione Comunista, ma volevo condividere alcune riflessioni come associazione ADINA, che è una piccola associazione collegata anche con più grosse associazioni come Senza Limiti di Milano, di Fulvio Aurora. Noi ci occupiamo di anziani nelle RSA o comunque anziani non autosufficienti, e quindi voi capite in questo periodo come siamo stati provati da quello che succede, che però non ci ha stupito, ci scandalizza sempre, ma non ci ha stupito, perché noi avevamo già dalla metà di marzo sollecitato l'assessore Saccardi della Regione Toscana e il presidente Rossi, ovviamente, sul tema dell'assistenza domiciliare e delle RSA, perché sapevamo che gli operatori andavano avanti e indietro senza mascherine o con qualche mascherina che si erano procurati, senza nessun disinfettante per le mani, addirittura veniva loro detto lavatevi le mani
nell'appartamento con il sapone che trovate nell'appartamento, insomma, e passando da un appartamento all'altro. Questo per i domiciliari. Per le RSA il personale andava a lavorare, entrava, usciva così come dappertutto. E questo noi l'avevamo scritto verso il 20 di marzo all'assessore Saccardi, richiamando la loro attenzione su questi problemi, però siamo andati avanti ancora altri 8-10 giorni nella stessa maniera, cioè senza le precauzioni dovute. E ora anche in Toscana paghiamo le conseguenze. Quindi vi porto, diciamo, la voce di alcuni familiari che si sono sentiti chiaramente esclusi dalla vita dei propri congiunti per la chiusura e che hanno segnalato in questo, anche a distanza di tempo, consapevoli di tutto il rischio, insomma, che c'è intorno a questo virus, però sono rimasti, come dire, turbati, rammaricati, amareggiati per quella che definiscono la sproporzione fra i sacrifici chiesti ai familiari e a tutti i cittadini poi e l'approssimazione delle prescrizioni dei DPCM, delle ordinanze regionali e così via, e dell'approssimazione con cui si vede che la cosa è stata gestita poi ai vari livelli, insomma. Ecco, questo è uno degli elementi che più ha amareggiato questi familiari. Ora io in questo ambito, diciamo, in questo incontro nostro italiano, e questo è molto bello, insomma, che ci siano un po' tutte le regioni presenti, volevo richiamare l'attenzione su tutti i familiari che hanno perso i loro congiunti, che in questo momento non hanno altro che la magistratura a cui rivolgersi, ma per quanto numeri importanti, si tratta sempre di qualche decina di persone che adiscono poi alle vie legali. Sono persone, rispetto alle testimonianze che io ho qui su Firenze, sono persone, come dire, che scoprono sulla loro pelle tutto quello che veniva detto prima dai compagni e dalle compagne, cioè tutti i fallimenti del sistema sanitario nazionale, un po' in tutte le regioni, ovviamente la Lombardia è la prima, ma insomma anche nella rossa Toscana, per esempio, ecco, quando Rossi all'inizio dell'epidemia disse noi dobbiamo salvare il sistema ospedaliero, questo lui l'ha fatto, il sistema ospedaliero l'ha salvato. Il problema è che un sistema ospedaliero si salva se c'è il territorio, e il territorio non c'è, non c'è, e quindi i morti anche in Toscana, anche oggi a Firenze abbiamo, in Toscana abbiamo 19 morti, cioè i morti continuano a venire. Allora, ecco, io mi chiedevo con alcuni membri della nostra associazione con cui riesco a mantenere un contatto in questa situazione, se questi cittadini non dovrebbero essere particolarmente coinvolti, oggetto della nostra attenzione, perché serve, come dire, al movimento globale complessivo per riaffermare i temi della sanità e dell'assistenza pubblica universale, e serve anche a loro per dare una ragione alla loro sofferenza e a quella dei loro congiunti. È un momento di fragilità non da sfruttare, ma da mettere a frutto, perché la sofferenza anche psicologica, insomma, oltre che affettiva, di tante persone deve poter, come dire, potersi trasformare in qualcosa di positivo e di operativo. Loro dicono, come stasera io ho sentito convintamente sostenere, non si può tornare a prima, anche per quello che riguarda le RSA, ma anche per quello che riguarda la questione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti, non si può tornare a prima. Per non tornare a prima
non ci sono, secondo noi, scorciatoie praticabili. Per esempio in Toscana già da una settimana si sente dire ripubblicizziamo le RSA. A prescindere dal fatto che pubbliche ce ne sono sempre state poche, anche 20 anni fa, ma insomma, ripubblicizzare, cioè è un processo così politicamente significativo quello di ripubblicizzare, che ci sembra una maniera per, come dire, non per accorciare i tempi, ma per non trovare, per non cercare e non trovare le giuste soluzioni. E quindi noi leggiamo con preoccupazione queste accelerazioni improvvise da parte di coloro che hanno privatizzato e hanno sostenuto per decenni non solo le aziendalizzazioni della sanità, che comunque hanno un taglio privatistico anche se sono nel pubblico, ma anche tutti i processi che le accompagnano, vale a dire il risparmio sul costo del lavoro e quindi contratti completamente differenziati rispetto al contratto della sanità e così via. Noi pensiamo che debba essere messo in ponte un ragionamento diverso sulla gestione della terza età degli anziani, specialmente degli anziani non autosufficienti. Quello che sta avvenendo fuori è che oltre le RSA, che comunque hanno questi tre passaggi delle tre anni, no? L'accreditamento e poi mi ricordo quegli altri, ma insomma lo sapete meglio di me, cioè oltre queste RSA ci sono tante piccole strutture che sfuggono a questa, a questo percorso di accreditamento, di controllo, di autorizzazioni, perché bastano atti semplicissimi come una DIA per trasformare un appartamento in una specie di casa famiglia per anziani, dove non si sa che personale ci vada e così via. Quindi il problema è davvero molto grosso. Nei nostri piccoli ragionamenti, la mia è una piccola associazione, quello che è venuto fuori è che i bisogni sono diversi degli anziani, anche gli anziani non autosufficienti, e quindi che bisogna diversificare al massimo la risposta. Bisogna partire sempre dall'idea che un vecchio sta meglio a casa sua che non in qualunque altro luogo, e quindi che tutti i servizi di assistenza sanitaria o sociale debbano riformularsi a partire da queste considerazioni. Certo, non tornare come prima, perché nessuno, anche l'ultima signora che mi ha telefonato ieri, mi ha detto: finito questo percorso, io non so come fare, ma il mio babbo lo porto via, perché non è possibile che un vecchio sia o direttamente trattato così o, come dire, comunque partecipi di questo clima di umiliazione degli anziani. Quindi io la chiudo qui. Noi siamo in contatto continuo con l'associazione di Fulvio Aurora, ma anche con Medicina Democratica, anche per il 7 aprile, eccetera. Nel nostro piccolo partecipiamo alle iniziative che saranno promosse, perché chiaramente il documento di base lo condividiamo in pieno. Grazie. Valerio Gennaro e poi Gina Truglio. Valerio, ci sei? Dov'è? Non ti sentiamo, ti vediamo muovere la bocca ma non ti sentiamo. Allora, prova a risolvere, magari nel frattempo, se Gina Truglio è presente. Mi sembra che hai già avuto il problema un'altra volta, giusto, Valeria, ieri, l'altro giorno. Prima ho scombussolato tutta la chat con non so che cosa avevo toccato, chiedo scusa a tutti. Poi meno male qualche mano miracolosa, è proprio il caso di dirlo, ha risistemato. Allora, mi presento, io sono Gina Truglio e faccio parte del Comitato della Sanità Pubblica Lucchese. Sono lucchese di adozione perché in realtà vengo dall'isola d'Elba. Ci tengo a precisarlo perché sia a Lucca siamo allo sfacelo, all'Elba è terra di nessuno. Aperta e chiusa parentesi. Sono molto contenta di ascoltarvi stasera, soprattutto perché siete tantissime realtà
e credo che c'è proprio bisogno di conoscerci fra di noi. La signora di prima, toscana come me, ha evidenziato benissimo un aspetto fondamentale, per cui se si cominciasse a parlare di anziani e di RSA ci vorrebbe una nottata, tutta una nottata. E sono d'accordo sulle cose che ha detto. Io mi occupo di sanità da quando purtroppo il mio babbo è morto di mala sanità 16 anni fa, e poi, diciamo, anche sbagliando, ho pensato che la politica fosse un po' la risposta ai problemi della sanità all'Elba e Toscana in generale. Purtroppo, per quanto mi riguarda, la politica non è la risposta adatta. E ho fatto anche l'assessore per 2 anni e mezzo all'Isola d'Elba e poi ho dato le dimissioni, forse un po' in maniera vigliacca, ma avevo scoperto parecchie cose brutte e ero stata messa nell'angolo, insomma, non dovevano venire fuori. Non ho però mai smesso di occuparmi di sanità. Devo dire che purtroppo a me sentirmi dire il nome di Enrico Rossi è come il diavolo con l'acqua santa per quanto mi riguarda, perché la sanità toscana, così sbandierata in tutta Italia, proprio come il modello toscano, posso garantirvi che non esiste. Non ho finito di dire che purtroppo no, però ho anche un marito medico e quindi la Toscana, la medicina, insomma la sanità, la conosco proprio a 360 gradi. Prima di tutto perché mio papà è morto, poi... Mi senti, Marco? Adesso sì, scusa continua. Scusate. E me ne sono occupata politicamente e poi adesso ci sono dentro per motivi familiari. Io vorrei puntare l'attenzione su quello che è successo in Italia in questi ultimi 2 mesi e ricordarvi che se siamo fermi, se siamo bloccati, è proprio per colpa di questi signori che l'hanno smantellata. Cioè, cerchiamo di non perderlo di vista. Credo di essere nel posto giusto, altrimenti questo posto non sarebbe medicina pubblica e democratica. Però cerchiamo di non perderlo di vista, perché nessuno lo dice di loro, ci hanno bloccato, siamo praticamente legati mani e piedi, e tutto perché non avevamo le strutture necessarie. Qui in Toscana siamo in mano, soprattutto tra Prato, Lucca, Massa Carrara e adesso Pistoia, siamo in mano ai 4 ospedali, a questo progetto folle e chiamiamolo pure criminale del Project Financing. Ci siamo visti chiudere i nostri ospedali e hanno fatto praticamente 4 ospedali per acuti, smantellando completamente il territorio. Per territorio naturalmente parlo di disabili, parlo di medicina di prevenzione, parlo di anziani e parlo anche della medicina normale di cui possiamo aver bisogno tutti. L'ADI è soltanto una specie di spaventapasseri, perché poi sono una serie di nomi, ma non esiste un personale dedicato veramente, così come purtroppo non esiste neppure il comune. Quindi so di essere molto negativa, ma vi posso garantire, sperimentato anche sulla mia pelle, sulla pelle della mia famiglia, che il modello toscano non esiste e sfido io chiunque a venirmi a dire il contrario. L'altra cosa che voglio sottolineare è la totale improvvisazione che si è avuta negli ospedali, e anche questo ve lo dico in prima persona, in questa situazione. Mio marito è 118 e pronto soccorso, quindi diciamo anche prima linea, e non avevano niente, non vi dico assolutamente niente di nuovo, credo. L'altra cosa, non so chi lo diceva prima, ho sentito qualche signore che lo diceva prima, tuttora non abbiamo, non ci sono le attenzioni, i test per riaprire veramente in questa maniera così perfetta, come sostiene Rossi. Sempre per dire di mio marito, soltanto martedì scorso ha fatto il primo test serologico. Tenete conto che i test serologici sono attestati una positività ad 11 giorni prima. Quindi questa è la nostra situazione. Noi come comitato ci battiamo naturalmente contro questa privatizzazione tradotta in project financing,
e è una lotta continua sia con il comune di Lucca sia con la regione. Grazie. Ok, vediamo se riusciamo, Valerio Gennaro l'aver risolto, dopo Valerio Angelo Barbato. Marco, quando mi tocca? Tra un po', per sapere? Valerio, non ti sentiamo. Dove sei? Io non lo vedo proprio. Non solo non si sente, ma scompare. Non c'è neanche... Allora, vediamo Angelo Barbato, cioè, poi vediamo di recuperare Valerio. Sì, mi sentite? Sì, sì, vai. Va bene, dunque, sentite, io sono d'accordo su tutto quello, quasi tutto, tutto e sarei eccessivo dirlo, su tutto quello che è stato detto oggi, stasera, e sono d'accordo sui contenuti e le finalità dell'appello che ha lanciato questa riunione, e sono d'accordo sull'assoluta necessità e sull'importanza di costituire una rete nazionale in difesa della salute pubblica. Però devo dirvi che questo non è per me motivo di soddisfazione, perché io sono più di 10 anni che partecipo ad assemblee più molto simili a queste, che partono da questo stesso presupposto, in cui siamo tutti d'accordo, e non dico i contenuti perché sappiamo quali sono, in cui diciamo che bisogna costituire una rete. Si è tentato di costituire alcune reti, e qui vedo molte facce che con me hanno partecipato, per esempio, alla campagna Dico 32, no? Che aveva queste stesse finalità. Però queste reti non si sono costituite mai, finora. Io spero che l'emergenza in cui noi ci troviamo sia uno stimolo per farlo. Perché guardate che finora noi cosa abbiamo? Noi abbiamo alcune associazioni nazionali che sono qui rappresentate, la Vicina Democratica, che ha promosso questa assemblea, c'è il Forum Salute, Slow Medicine, c'è il Comitato Nazionale contro l'Autonomia Differenziata, c'è ATAC e ce ne sono anche altre che qui stasera non sono presenti. E poi abbiamo una vasta rete di comitati, gruppi locali, associazioni di scopo comunque legati a specifici problemi del territorio che hanno nello stesso tempo una grande ricchezza e un grande limite. Grande ricchezza è che rappresentano istanze di base di cittadini che lottano per questioni che sono a loro vicine. Il grande limite è che sono realtà disperse tra loro, che comunicano raramente e che non sono mai state collegate in alcune parole d'ordine precise, semplici, chiare per l'opinione pubblica nazionale. Perché guardate, noi possiamo essere molto convinti di quello che noi diciamo, però vi faccio presente che in Lombardia, dove io vivo e dove sappiamo quello che sta succedendo, finora la politica che noi riteniamo demenziale, distruttiva, con effetti disastrosi sulla sanità che oggi viene fatta, ha goduto finora di un consenso popolare estremamente solido e non è stata scalfita, se non in misura minima, dalle critiche e dalle critiche che sono state fatte. Quindi io dico, benissimo, facciamo la rete, facciamola subito, le associazioni nazionali che sono qui presenti decidano che confluiscono tutte nella rete, i gruppi locali che ne vogliono far parte, è importantissimo che ne facciano parte, sono stati scritti molti, guardate che io di documenti giustissimi come quello che ha promosso questa assemblea, io nei miei cassetti ne ho una pigna, chiaro? Allora dico, unifichiamo tutte le varie, i vari documenti che stanno circolando e anche questo qui che dice delle cose giustissime. Facciamo un manifesto di una pagina con alcune parole d'ordine su cui noi riteniamo che sia necessario avviare una campagna nazionale. Prendiamo le cose su cui siamo tutti d'accordo, lasciamo da parte le poche cose su cui non siamo d'accordo e su quello chiediamo una mobilitazione a tutte le realtà che rappresentiamo, grandi e piccole. Questo è quello che io penso bisogna fare. Va bene, Federico Valerio Gennaro non lo vedo, direi passo la parola a Gino Carpentiero e poi Roberto Acerboni. Gino, ci sei? Eccomi. Vai.
Non ti sentiamo, c'è il microfono spento ancora adesso. L'ho riacceso. Vai. Sentite? Vai. Ma io sono brevissimo e intervengo non per la mia associazione storica Medicina Democratica, ma per l'Associazione Italiana Benessere e Lavoro, perché il presidente Enzo Cordaro non è riuscito a ripristinare il collegamento, mi ha pregato di dire io in 5 minuti quello di cui abbiamo discusso chattando in questi giorni. Ma intanto c'è un accordo sull'appello di Medicina Democratica con l'associazione AIBEL e quindi l'accordo di partecipare al coordinamento. Ecco, quello che si vorrebbe da parte di AIBEL è spingere anche su alcune questioni che riguardano il lavoro. Quindi l'organizzazione del lavoro secondo lo stesso Conte e la Commissione Colao devono essere modificate, però bisogna vedere come. Quindi visto che sino ad ora le organizzazioni del lavoro sono state un disastro per i lavoratori, i risultati sono sotto gli occhi di tutti anche con il Covid-19. Con una situazione tra l'altro di stress in tutti i luoghi di lavoro, sia per la paura di ammalarsi e sia perché appunto soprattutto negli ospedali, nelle situazioni di cura, la certezza di ammalarsi era, cioè c'era quasi una certezza di ammalarsi, ecco, quindi la tendenza a un iperstress, a un burnout, eccetera. Ecco, sarebbe necessario che i lavoratori venissero supportati, cosa che difficilmente verrà fatta, mentre sarebbe una cosa importantissima. E quindi anche all'interno dell'altra cosa che si è detta, il rafforzamento dei servizi di prevenzione, sia quelli nei luoghi di lavoro, che sono stati smantellati non solo in Lombardia, ma dappertutto, in questi anni, i dipartimenti di prevenzione, sarò già detto da un altro intervento, sono andati a picco, il turnover non è stato mai attivato se non in minima parte, quindi all'interno di un discorso di fondi per la sanità, per la ricostruzione della sanità pubblica, è necessario ricostruire i servizi di prevenzione, i servizi di salute mentale, tra le altre cose, anche loro praticamente smantellati, e i centri clinici per il disagio lavorativo andrebbero non solo rinforzati, ma in certe regioni non esistono nemmeno e fanno vita grave, insomma, e questa sarebbe una cosa importantissima. Un'ultima cosa. Uno psichiatra napoletano di Aide, Gianni Nott, proponeva il Soccorso Rosso, storica organizzazione degli anni d'oro, soccorso rosso legale per quei lavoratori che vengono vessati perché hanno deciso di denunciare sul Covid-19 le manchevolezze che hanno poi provocato vere e proprie stragi. Quindi questi lavoratori non vanno lasciati a se stessi. Se non provvede il sindacato, dobbiamo essere noi, Medicina Democratica e tutti quelli che la pensano come noi, a supportare questi lavoratori. Basta, grazie. Ok, adesso Roberto Acerboni e poi provo. Angelo Baracca. Provo io? Ah, ci sono stavolta. Tornato Valerio, facciamolo parlare. Dai. Posso? Vai. Senti, non so se riesci a far vedere quelle diapositive che ho mandato, che è a beneficio di tutti, perché l'analisi che ho fatto con un collega ingegnere della mortalità nelle differenti regioni ad oggi, utilizzando
i dati della protezione civile, ma rapportandole alla popolazione in qualche modo. Si vede, insomma, si vede le grandi disuguaglianze che ci sono. Comunque, se si può, bene, le vediamo insieme, se no sono a beneficio di chi le vuol vedere, sono nella chat e non so se si riusciranno a tradurre istantaneamente, però io sono qua eventualmente. Comunque, io sono Valerio Gennaro, faccio l'epidemiologo, ormai sono però da 40 anni ero in medicina democratica, tendo a esserci ancora col cuore, sono un po' in difficoltà con alcuni colleghi che vedo che non avevano capito il nocciolo del problema anni fa sul problema proprio dell'epidemiologia, che effettivamente è una disciplina che, come diceva giustamente Maccacaro, diceva conta morti, però è altrettanto vero che se non li conti, i furbetti che fanno fuori vagonate di persone al giorno, che siano immigrati, siano lavoratori, siano donne, siano anche bambini, siano inquinati vari, ecco, non c'è la prova. E quando si va in tribunale si va a balbettare delle cose e a tenere delle, a perdere poi alla fine molti, molti processi che sarebbero in realtà da vincere. Allora, io quindi sono pensionato e volevo semplicemente dire, ecco, è bene un coordinamento di medicina democratica, io l'ho sempre sostenuto, e però ho visto che poi tra le parole e la pratica effettivamente non siamo riusciti a fare molto. E io non attribuisco questo fallimento, diciamo questa progressiva perdita della salute, quindi che c'è stata in questi 40 anni, ovviamente a medicina democratica, perché non aveva la forza, e non la do neppure la colpa a chi ha fatto il suo mestiere, cioè la controparte, cioè quelli che hanno visto nel profitto e nel profitto nella sanità il grande modo per mangiare, per fare soldi a palate, perché insomma penso che me lo potrete confermare voi in ognuna delle vostre regioni. Mi sembra che il bilancio anche in Lombardia, non so, ditemi se sbaglio, ma viaggia sul 70-80% è la quantità di soldi che se ne va, pubblici, che se ne va nella sanità, in termini di diagnosi e di cura, ma non in termini di salute. E questo, se me lo confermate, in Liguria, diciamo, più o meno è così, noi stiamo seguendo il brutto esempio lombardo e stiamo infatti, stiamo male sostanzialmente, cioè da noi vengono fatti emigrare i buoni medici che erano qui, vengono fatti emigrare anche i buoni ricercatori che erano qui in Liguria, a Genova, e vengono quindi fatti emigrare i pazienti che notoriamente i nostri vengono definiti più anziani d'Italia o quasi. Ecco, pensate che bello stress questi furbetti della sanità riescono a combinare, cioè far quindi esportare personale di qualità, i pazienti e soprattutto i finanziamenti, perché lo fanno per questo. Allora io penso che bisogna effettivamente, spero che magari chi la direzione super centrale di medicina democratica possa, diciamo nell'ultimo quarto d'ora, dire insomma aiutarci a creare il che fare sostanzialmente, per non fare discorsi come abbiamo fatto in questi anni, bellissimi discorsi, molto appassionati, molto... Ognuno di noi ci ha lasciato anche le penne o ci ha lasciato le notti insonne e molti soldi anche, ognuno di noi ci ha lasciato, se non la carriera, e, diciamo, per decidere cosa fare nel senso, la squadra legale deve essere una squadra legale, veramente molto capace di sapere che di fronte hai della gente molto, molto capace anche a convincere in modo anche finto, dato che la parte scientifica non c'è in Italia, non c'è una grande cultura scientifica. In Italia siamo bravi a fare discorsi, in pratica a verificare i numeri, a studiare in inglese, a fare i conti, a rispondere pan per focaccia, ecco, sono pochi sostanzialmente. Bisogna fare invece la squadra legale, la squadra scientifica, la squadra che raccolga soldi, la squadra di volontari, insomma quelle quattro gambe che, vedendo anche stasera, direi è bellissimo in realtà vedervi queste paginate di persone, adesso siamo a quota 60. È bellissimo sapere che alle 11 di sera siamo qui a sentirci, a parlarci e a provare a vedere cosa abbiamo sbagliato, cosa c'è da fare, qual è la controparte e
soprattutto decidere insieme le priorità. Quindi io penso che dobbiamo ormai non perdere più tempo o tentare di obbligarci tutti a essere più obiettivi sostanzialmente e anche più umili, cioè lavorare insieme che significa fare tutti un passo indietro, tra virgolette, e decidere insieme. E qui chiedo lo grande sforzo appunto alla direzione di Medicina Democratica, a cui io non sono stato invitato in qualche modo, ma diciamo, mi sento col cuore comunque lì, che individui tra le mille cose che ognuno di noi avrebbe voglia di fare e vede sul territorio, che ci sono un sacco di cose da fare oggettivamente, in realtà decidere insieme che il prossimo anno, i prossimi 12 mesi, li dedichiamo ad esempio a fare quelle due o tre cose, poi ognuno è libero anche di fare dell'altro, ci mancherebbe, però quelle due o tre cose, lavorare insieme per risolvere dei problemi. E ho sentito parlare prima di persone, di compagni assolutamente seri, anche perché vedo che i partiti di appartenenza sono molto seri. Ma sono, francamente, ecco, io partecipo in realtà ormai a queste cose come medici per l'ambiente, non più come Medicina Democratica, fino a che non sarò invitato ufficialmente a farlo, ma io penso che dovremmo lasciare un po' perdere questo discorso del partito. Il partito è stato una zavorra in questi anni. La gente che ha fatto partiti e partitini piccolissimi ha dimostrato ampiamente, nonostante fossero persone assolutamente oneste e capaci, di far politica, perché essere partito significa in realtà fare parte. Ecco, in realtà dovremmo in realtà ragionare in termini universali, universalistici. E la salute, scusate se mi ripeto con questa banalità, ma la salute è invece un tema unificante, è un tema che in qualche modo io come medico non mi chiedo se uno è fascista o no, se lo devo curare, lo curo, poi dopo ne parleremo, insomma. E questo invece non, i partitini di sinistra hanno dimostrato di non saper far politica, di disintegrare la sinistra e di lasciar fare, ad esempio, alle destre, agli affari, le cose che hanno fatto, cioè la disintegrazione sociale, economica, culturale, e addirittura adesso siamo tutti chiusi in casa a parlarci grazie alle connessioni di Bill Gates. Vi rendete conto, a sperare sempre nel vaccino di Bill Gates, quindi vi rendete conto che razza di situazione ci siamo cacciati. E non è solo colpa della controparte, voglio dire, è troppo comodo prendersela con la controparte che fa bene il suo mestiere. La controparte ha fatto il suo mestiere, lo continua a fare, lo fa sempre in modo più scientifico e dobbiamo imparare anche noi a essere più scientifici, avere metodo, a imparare a lavorare, dividerci in gruppi in modo modesto. Adesso io penso di aver, vedendo il nervosismo di Marco, penso di aver finito il mio tempo, quindi vi lascio. Se volete appunto vedere questi grafici che ho fatto con questo mio collega, fa vedere la diseguaglianza incredibile sul problema Covid, solo sul Covid, come la Lombardia sia assolutamente una regione fuori controllo, seguita dalla Val d'Aosta e dall'Emilia e da Trento. Poi ci siamo noi come Liguri. La Liguria ha un tasso di mortalità che praticamente il 30% in più di quello italiano. Ovviamente non è paragonabile alla Lombardia, ma per dire. Poi ci sono le regioni del sud, fortunatamente, che sono quelle che per adesso, se imparassero, diciamo, questa bruttissima esperienza della Lombardia, potrebbero salvarsi, perché hanno tassi ancora che viaggiano al massimo, la peggiore delle regioni del sud, ha, ad esempio ad oggi, 10 decessi ogni 100.000 abitanti dall'inizio dell'epidemia. 10 decessi ogni 100.000 abitanti. Tenuto conto che l'Italia oggi ha circa 45 casi, adesso non ho il grafico sotto mano, e la Lombardia viaggia intorno ai 140 casi ogni 100.000 abitanti. Quindi vedete che sproporzione c'è, che differenza c'è, e io penso che potremmo appunto analizzarli insieme, questi dati, per anche dare dei consigli a questo governo di brava gente, che però appunto evidentemente ha dei consigli da tecnici che sono notoriamente, non hanno un grande background scientifico, francamente, non mi sento di sostenerli, oppure di criticarli più di tanto, perché chissà come sono arrivati. Allora, io vorrei semplicemente concludo e sono disponibile ovviamente per dare qualche piccolo, diciamo, eventualmente suggerimento, verificarlo insieme, visto che nel mio ruolo di epidemiologo ambientale, tendenzialmente di ricercatore, in questi 40 anni ne ho viste di tutti i colori, scusate, sto dormendo, e anche nelle aule di tribunali, da Marghera, Seveso, a insomma, le situazioni dell'Ilva, insomma, e altre cose.
si può fare moltissimo comunque con pochi soldi, quindi se si sanno amministrare questi pochi soldi che ci sono a Medicina Democratica per far resuscitare la sanità pubblica, e si può fare perché oggi compie un anno ad esempio anche la legge sul referto epidemiologico, una legge che è stata anche lì snobbata da Medicina Democratica, fortunatamente però è stata votata in modo bipartisan a livello nazionale, permette sostanzialmente di fare cosa? Di utilizzare in modo assolutamente economico e anche istantaneo tutta l'enorme quantità di dati elettronici che abbiamo sulla sanità, sulla salute in particolare e sulla sanità, e quindi ci permette ad esempio di vedere nelle nostre città quali sono i quartieri che stanno male, quelli che stanno bene, quelli che sono in media, con cose molto economiche. Io l'ho sperimentato qui a Genova, l'hanno sperimentato anche a Taranto e a Napoli, anche Paolo Fierro l'ha sperimentato e ha visto che tutto sommato è facile e escono fuori delle informazioni molto importanti perché confermano quello che si sa già, ma ti danno anche la quantificazione esatta, cioè si può quantificare ad esempio quante sono le vittime che noi abbiamo, vittime in termini proprio di decessi in più, che abbiamo ogni anno in certi quartieri. E guarda caso ad esempio a Taranto, i tre quartieri nord, cioè quelli confinanti con la zona, diciamo, industriale dell'Ilva, guarda caso lì ogni anno abbiamo intorno una media dei 70-80 decessi in più rispetto alla media di Taranto, che a sua volta è circa 70-80 decessi in più rispetto al sud di Taranto. Per cui anche lì, quando si parla di Taranto, si fa una grande media di Trelussa. Se andiamo a guardare in modo puntuale, ad esempio quartiere per quartiere, si può fare anche di meglio ovviamente, ma diciamo, in povertà francescana si può fare solo questo, e si può vedere chiaramente che c'è una diseguaglianza incredibile. Cioè Taranto stanno benissimo a sud, stanno malissimo a nord, e guarda caso l'unico fattore che ci viene in mente sia la parte industriale, cioè l'inquinamento atmosferico di Taranto, il famoso dato di Taranto. Quindi non so se vi ho fatto dormire tutti, perché non sento un'anima viva che mi dica qualcosa, però io vi saluto, vi ringrazio e rimango in ascolto. Ok, grazie. Allora adesso Roberto Cerboni e poi Angelo Baracca. E poi Carmina. Io sono del Comitato Sud Milano, che raggruppa tre zone di Milano. Mi sentite? Benissimo. Tre zone di Milano, più posti così, che è praticamente un terzo della città, e ha avuto una storia un po' come il primo intervento che c'è stato, cioè il Comitato Penso di Viareggio. Siamo nati qualche anno fa sulla scorta di un'intenzione forse un po' nostalgica, ma che è stata il fondamento, se vogliamo, anche della conquista della riforma sanitaria, mettere assieme attraverso la partecipazione forze sociali, politiche, cittadini e operatori. Siamo andati avanti qualche anno con qualche battaglia anche importante e in parte vinta con Medicina Democratica e altri, come quella dei cronici così, è da due anni che siamo impegnati e abbiamo fatto un salto di qualità come partecipazione e presenza, con il tentativo da parte della Giunta della Lombardia di chiudere i due ospedali grossi pubblici nella nostra zona, San Paolo e San Carlo, perché ormai ritenuti troppo dedicati a una popolazione, un'utenza di anziani, per costruire uno nuovo tecnologico così. Siamo andati avanti due anni, quest'anno dopo aver raccolto 7.000 firme, aver fatto inutile audizione all'interno della regione così, stavamo facendo il percorso con Medicina Democratica, il Forum ed altri così, per arrivare in occasione del 7 aprile a una grossa assemblea che rilanciasse un po' questo problema all'interno, come si chiama, della Lombardia, del coordinamento, per poter un po' andare avanti. Nel frattempo che cosa è successo? È successa l'emergenza. C'è stato fatto lo stesso discorso della giornata europea del 7 aprile in maniera diversa, ma evidentemente che adesso il quadro è completamente cambiato, anche per quanto riguarda il nostro atteggiamento, cosa fare. E a maggior ragione questa proposta che viene è condivisibilissima e dobbiamo vederla di portare avanti. Tra l'altro dimenticavo Barbato prima, che diceva alcune cose, vedo qui Parascandolo del Varesotto, non eravamo riusciti a mettersi in contatto, però anche questo può anche essere. Io riterrei sacrosante le parole di Nicoletta Dendi all'interno dell'appello, che dice:
la considero il punto di non ritorno politico dell'attuale crisi virale. In realtà questo è il coronavirtù che dobbiamo cogliere e preservare se prendiamo sul serio la copertura sanitaria universale e lo sviluppo sostenibile per tutti. Ecco, questo deve essere il punto di partenza e secondo me già la presenza, le premesse che ci sono state qui questa sera per quanto riguarda gli interventi e quelle cose lì sono già una cosa molto importante. All'interno anche del nostro comitato c'era stato qualche tentativo di dire sì, però nell'appello manca questo, quest'altro. Alla fine siamo arrivati alla conclusione. Qui dobbiamo avviare un percorso e avremo mesi, se non di più, per portare avanti questo percorso unitario che non c'è mai stato e dove possiamo articolare le proposte, articolarle a livello di zona, di regione, vedere un attimino quali che sono. Però un attimino è evidente che è prevalente, al di là della presenza che ci sia delle associazioni e altro stasera così, che come si chiama è importante estendere in tutti i luoghi, in tutte le miriade di realtà che hanno fatto battaglie come il nostro, le stanno facendo a livello mondiale, di coinvolgere anche quelli per un rilancio della partecipazione che in questi anni è stata mortificata e non esistita, e soprattutto rispetto a questa cosa qui dobbiamo dare una grossa responsabilità all'involuzione istituzionale che c'è stato, lo vediamo all'interno di Milano dei municipi che da quando sono diventati municipalità praticamente non contano più. Per cui questo è il tentativo su cui dobbiamo andare avanti. Dobbiamo concentrarci, sarei un po' più ottimista rispetto a quello che dice Barbato. Sì, abbiamo magari in questi anni fatto questo tentativo qui e non ci siamo riusciti, però adesso la situazione è assolutamente cambiata. Niente potrà essere più come prima, c'è stata una nuova sensibilità. A Milano avete visto che la raccolta firme per commissariare la cosa ha raccolto 77.000 firme in una settimana, in poco tempo. Non sarà quella la soluzione. Quale sarà la soluzione? Che si riesca a mettere in piedi un movimento, un coordinamento nazionale che rimetta in piedi la partecipazione, come si chiama, e tutte quelle cose lì rispetto alla situazione. L'ultima cosa volevo dire rispetto al discorso dei partiti. Senz'altro, se non c'è la presenza di base così, è evidente che la cosa non può andare avanti. Però non dobbiamo prescindere dai partiti in maniera assurda e non tenere conto di molti compagni che comunque in questi periodi su queste battaglie si sono portate avanti, e anche per il fatto che questa scommessa può anche essere un nostro segnale per dare a tutta la sinistra un momento di inversione rispetto alla catastrofe che ha fatto in questi anni, per cui questo dobbiamo tenere conto. Lo stesso, la presenza di un movimento forte rispetto a queste cose qui può anche mettere alla prova quei partiti che magari fino all'altro giorno sono rimasti e sono stati corresponsabili in parte anche con cose minori della deriva che c'è stata per quanto riguarda la sanità pubblica, e adesso si sono illuminati così e sembrano pressioni. Se non c'è un coordinamento, c'è una ripresa di queste cose qui, magari dopo domani questi qui tornano dall'altra parte, per cui il ruolo deve essere anche di incisione, di... Dopodiché abbiamo tempo di portare avanti le nostre cose, discuterle, diamoci nuovi appuntamenti, organizziamoci per regione così, e può essere veramente l'occasione che si inizi un'inversione di tendenza. Grazie. Angelo Baracca e poi Carmina Conte. Angelo, ci sei? Angelo, vediamo dove è finito. Non ti vedo. Vediamo, poi lo recuperiamo. No. Ok, vai. Mi sentite? Sì, adesso ti sentiamo, vai. Meno male. Allora, sarò molto breve, perché poi lo sono sempre. Sicuramente questo è il momento in cui la sensibilità è al picco pubblico, picco più alto, quindi la sfida, l'hanno detto anche altri, è di creare veramente un movimento unitario su
tutti questi obiettivi, perché altrimenti se non ci mettiamo tutti insieme frammentati non si fa molta strada. Ma io vorrei dire sempre in modo telegrafico che però questa sensibilità per cambiare sta nascendo in tutti i settori e stanno nascendo un sacco di piattaforme che hanno anche molte cose in comune, ma che si muovono in modo diverso. Io questo lo ritengo un limite molto grosso, perché rischiamo di franare tutti. Nulla sarà come prima, dovrebbe cambiare tutto, ma se ci muoviamo ognuno su obiettivi diversi, per esempio c'è il movimento uscita dal fossile, è legato con la sanità, è anche legato, perché se si tagliano le subvenzioni al fossile e si investe in altri settori rinnovabili è legato anche con la sanità. C'è la piattaforma, l'obiettivo del taglio delle spese militari, che ha proprio come risvolto per investire invece sulla sanità. Ecco, con queste piattaforme, movimenti, dovremmo collegarci, perché è il momento di creare, insomma, negli anni 70, e concludo davvero, abbiamo ottenuto un sacco di risultati, che non è stata solo la riforma sanitaria, perché i movimenti, frammentatissimi, ma avevano anche un terreno comune. E abbiamo ottenuto una serie di conquiste che poi abbiamo visto anche che erano parziali, perché poi, ecco, questo è un momento, io lo raccomando, io mi muovo in particolare contro le spese militari, queste cose qui, insomma, è il momento in cui raccomando a tutti di non muoverci come monadi isolati, ma di collegarci, raccogliere anche le altre istanze che si muovono. Grazie. Ok, Carmina Conte e poi Eugenio Serravalle. Carmina, non ti sentiamo. Dove sei? Io vedo il tuo microfono spento. Vedo il tuo microfono spento, Carmina. Non ti sento. Non ti sentiamo. Allora, aspetta un attimo. Cerca di risolvere il problema. Nel frattempo diamo la parola a Eugenio Serravalle. Ah, no. Vado, posso andare? Vai, vai. Mannaggia. Vabbè, poi ti diamo la parola. Va bene. Vado io? Se vuoi posso parlare io. Vai. Carmina ha risolto prima che risolvi. Vado? Vai Carmina, dai. Va bene. Buonasera a tutti. L'ora è tardissima, però vorrei dire qualcosa. Intanto ritengo che l'iniziativa che avete preso sia assolutamente eccezionale. Dopo un terremoto bisogna, come dire, rimettersi in marcia e unire tutte le forze. Sono d'accordo su tutta la linea, collaboro con Medicina Democratica, ma sono anche, faccio parte anche di una rete nazionale di associazioni di donne. Siamo 62 associazioni a livello nazionale e io sono nel gruppo, diciamo così, di coordinamento. Questa emergenza ha fatto, come dire, slatentizzare una situazione che era sotto gli occhi di tutti, ma non la vedevamo. Non sto parlando del disastro degli ospedali, ne avete già parlato abbondantemente, ma quello di cui vi voglio parlare è il fatto che l'80% della assistenza medica sanitaria negli ospedali e fuori dagli ospedali e dell'assistenza socio-assistenziale è garantita dalle donne. È una cosa talmente evidente, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti, però non è stata notata. L'80% significa che il 60% e passa dei medici sono donne. Gli operatori sanitari, dovremmo chiamarli operatrici, in larghissima parte sono donne.
Per quanto riguarda le RSA, le case di cura, le case di riposo, la stragrande maggioranza sono donne. Sono calcoli l'80%. Ebbene, l'80% di tutti quelli che si sono occupati di questa tragedia sono donne, ma le donne sono anche mogli, madri, e mediamente su di loro si è scaricato un peso enorme, che è quello dell'assistenza in quanto tale, sommato a quello della famiglia. Il terremoto ha riguardato non soltanto il fatto che la gente, cioè stiamo dentro casa, personalmente da un mese e mezzo, sono uscita due volte in un mese e mezzo perché sono fortunata, ho un nipote che si occupa di me, viene tutti i giorni, anche per il cagnolino, vabbè, sono cose che non vi riguardano, però oggettivamente le donne che lavorano, cioè quelle che hanno la fortuna di lavorare, e l'Italia ha una percentuale di donne occupate all'ultimo posto in Europa, ma le donne che lavorano si sono ritrovate addosso un disastro, cioè marito, figli da gestire con le scuole chiuse, sono cose che sapete, ma ho visto l'età media dei partecipanti alla tavola rotonda e ho anche capito alcune cose. La condizione delle donne che lavorano è tragicamente peggiorata. Non parlatemi di smart working e telelavoro, perché è successa la fine del mondo, cioè per quello che so io, le giovani donne, quelle che hanno famiglia, praticamente non staccano mai, fanno un non stop 24 ore su 24 e già tanto che riescono a dormire. Torniamo alla sanità. Questo fatto così evidente, non si capisce per quale motivo non sia stato notato. L'altro fatto strano, che però è stato notato, che le donne sono refrattarie mediamente a questa tremenda malattia. Questo è un fatto che, diciamo, è una salvaguardia. Sappiamo che le donne mediamente si ammalano di meno, quindi meno male che ci sono e possono continuare a lavorare. Come andrà a finire? Io penso che se Medicina Democratica, così come ha già fatto Fulvio, e lo ringrazio, ha messo una, diciamo, un punto proprio alla fine dell'appello, che io ho un attimo rimaneggiato e l'ho messo nella chat, non so se lo vedete, però lo invierò anche per posta, per email, a Marco. Se Medicina Democratica, con la rete che c'è stasera, con tante associazioni e tante rappresentanze, ponesse la questione della salute delle donne al centro di una politica sanitaria profondamente rinnovata, ribaltata, non solo farebbe un figurone, ma farebbe una cosa al passo con i tempi. Quando parlo di salute delle donne, penso proprio a quelle donne che conoscono, che sono mediche, chirurghe, o fra le amiche delle donne eccezionali. Una, per esempio, è vice primaria di ginecologia all'ospedale di Alghero. Voi direte: che sarà mai Alghero? È un ospedale, lei è vice primaria. Si è beccata il coronavirus, è stata positiva dopo due settimane di, come si dice, di quarantena, è tornata ad aprire pancia, a far nascere bambini e quant'altro. Salute della donna. Se non salvaguardiamo la salute della donna, ripensiamoci un attimo, l'80% della salute di tutti è garantita dalle donne. Ci rendiamo conto di che cosa può succedere? Io mi occupo anche di psicologia, sono l'addetta stampa dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna. Proprio oggi abbiamo fatto comunicato stampa. Gli effetti di questa emergenza, delle quarantene, di questo sovraccarico di lavoro, saranno devastanti, li pagheremo fra un po', perché il ritorno alla normalità sarà una cosa molto scaglionata, molto complessa. Molte donne perderanno il lavoro perché sono la fetta più fragile, molte donne continueranno a doversi barcamenare con redditi decurtati, perché anche gli uomini perderanno il lavoro, e con la necessità di riorganizzare la vita, di imparare anche nuovi mestieri. Allora, le donne sono fragili per certi versi, ma sono fortissime. Vogliamo occuparcene? Cioè, vogliamo porre la questione della salute delle donne al centro delle politiche sanitarie, come prevenzione e come cura? Quando parlo di prevenzione, non penso solo alla questione dei tumori specificamente femminili. Quel tipo di prevenzione si fa già e si deve migliorare. Parlo proprio di prevenzione perché il corpo delle donne
contrariamente a quello che tuttora si pensa, non è un corpo più piccolo di quello maschile, è proprio diverso. Esiste la medicina di genere e mi pare strano che come dire, un'associazione, va bene, l'associazione si è occupata di salute nei posti di lavoro e dell'ambiente. Io ci metterei dentro questo. Oggi non possiamo prescindere dalla salute di tutti, ma la salute delle donne in particolare. Io ho scritto nel documento una frase che sembra una battuta, ma è una constatazione. Pensateci un attimo. Se si fermano le donne, si ferma il sistema sanitario nazionale. Non so se questo è chiaro. Come le sostituiamo le donne? Se questo vi è chiaro, io vi suggerisco e vi propongo di inserire questo punto fra i punti programmatici dell'appello, che va bene dalla A alla Z e che condivido totalmente. Un'altra questione che era stata sollevata, non mi ricordo da chi, ma anche lei era una donna, la questione della salute in assoluto dei medici e degli operatori sanitari che hanno dovuto fronteggiare una tragedia del genere senza strumenti, cioè all'arma bianca. Medicina Democratica è intervenuta su questo più volte con comunicati stampa e sono ben felice di aver potuto collaborare. È stato posto questo problema, poi se ne sono accorti anche altri. I medici e gli operatori sanitari morti per coronavirus, ieri erano 152, oggi non ho controllato, magari saranno anche 160, sono vittime del lavoro, sono persone a cui vanno riconosciuti gli stessi diritti di tutti gli altri infortunati sul lavoro. Non tanto per i medici ospedalieri che, essendo dipendenti, hanno già la copertura antinfortunistica, quanto per i medici di base, che pazzescamente, cosa che io ignoravo, non hanno tuttora nessuna copertura antinfortunistica. Hanno però, Marco mi aveva preavvisato qualche settimana fa, che l'INAIL ci sta pensando, ma ancora non è successo niente. È pazzesco che i medici di base, mi pare che siano il 40% di tutti i 152 medici morti, i medici di base sono stati buttati veramente all'arma bianca, privi di tutto, a combattere con una bestia infernale che era ed è il coronavirus, ma la bestia infernale più infernale di tutti è il sistema sanitario. E con questo ho chiuso, grazie. Grazie. Eugenio Saravalle. Sì, io cerco di essere velocissimo data l'ora. Faccio parte, rappresento qui la Fondazione per la Salutogenesi, che è una delle associazioni che hanno fondato la rete di sostenibilità e salute, ed è l'ente che sta promuovendo la costituzione della rete per la salutogenesi con altre associazioni in ambito nazionale. Condividiamo sostanzialmente lo spirito del documento. L'invito che mi sento di fare dopo gli interventi interessanti di stasera è innanzitutto di curare, oltre le commissioni che proponeva Valerio Gennaro, e di curare l'aspetto comunicativo, perché ahimè, date l'età media di tutti noi, mi pare che gli strumenti comunicativi che dobbiamo utilizzare siano più ampi di quelli che siamo abituati ad operare. Non è un caso che non ci siano rappresentanti di età giovanile in una riunione come questa, e questo mi sembra significativo se vogliamo davvero incidere in maniera costruttiva. Credo che vada sviluppata una riflessione collettiva, comune, condivisa sul lockdown e su quelle che sono state le misure prese dal governo per contrastare la pandemia. Su questo occorre un confronto, perché non basta sostenere il sistema sanitario nazionale, su cui siamo pubblico, su cui siamo ovviamente tutti d'accordo, ma credo che vada fatta una riflessione più approfondita anche sulle politiche del governo. Cioè, non è un caso che si parli di Organizzazione Mondiale della Sanità e non di Organizzazione Mondiale della Salute. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo uscire da una logica di intendere la medicina
nelle sue cause patogenetiche, ma vedere quello che effettivamente promuove la salute delle persone, che non è soltanto la prevenzione primaria o secondaria che sia, che sono importantissime, ma sono individuare tutte quelle risorse che promuovono e accrescono la salute dell'individuo. Una critica poi, secondo me, importante che va fatta, una riflessione critica va fatta, e su questa tendenza al meccanicismo, allo scientismo, al governo, che ci porterà a conseguenze ancora peggiori dello smantellamento del sistema sanitario nazionale se non viene fermato. Noi oggi stiamo assistendo a un vero e proprio colpo di Stato da parte di determinati personaggi che intendono con il loro saper medico di sostituire le libertà democratiche. Questa è una cosa che ci preoccupa enormemente. Questo, lo scientismo al governo, è lo scenario peggiore che potremmo immaginare dopo questa pandemia. Su questo vi invito a una riflessione comune. Mi fermo qui, grazie. Grazie. Allora adesso c'è Carlo Parascandolo, poi Vittorio Agnoletto e Franco Boni, poi daremo la parola per le conclusioni momentanee a Fulvio Avore. Carlo Parascandolo. Sì. Io devo dire che sono d'accordo con le considerazioni che aveva fatto Angelo Barbato rispetto al problema dei tentativi che sono stati fatti per favorire la aggregazione in forme di coordinamento nazionale delle diverse forme associative che ci sono nel nostro paese. Uno dei punti critici, meglio due sono punti critici, anche rispetto alla risposta che è stata data all'appello fatto da Medicina Democratica. Una è l'assenza delle organizzazioni sindacali, siano esse le confederali o quelle di base, e l'altra è la necessità che c'è di riuscire a raggiungere tutta quella miriade di forme di associazionismo che esistono nella sanità. Sono d'accordo, io sono appena uscito, io e la mia compagna, dal Covid-19 e ci riteniamo dei sopravvissuti, perché siamo anche in quella fascia d'età che doveva essere lasciata perdere, quella che poi si è vista cadere sul campo in una miriade di realtà, perché poi noi l'abbiamo presa in ospedale sostanzialmente il Covid per altre visite già al 2 di marzo, visite che la mia compagna doveva fare perché doveva fare un pre-ricovero per un'operazione anche di non grande entità. E questo è legato al problema della prevenzione, cioè quella che è mancata è tutta la struttura della prevenzione in questa fase della pandemia. E a parte le denunce che erano state fatte già su una situazione anomala che si era creata sulle polmoniti l'anno scorso, alla fine dello scorso anno, e che erano state messe in rilievo per esempio dai medici di Piacenza, altro luogo dove c'è stata una ecatombe per quanto riguarda le morti per Covid-19. Sono d'accordo, siamo d'accordo sulla necessità comunque di arrivare a un coordinamento che sia anche di tipo operativo e che proponga un piano di lavoro, per cui bisognerebbe costituire un gruppo di lavoro per vedere quali sono le azioni pratiche da mettere in campo. Perché non è vero che la presenza del privato, nonostante tutte le lodi che sono state fatte al pubblico in questo momento, tende a essere messa in discussione. Anzi, proprio i nostri governanti in questo momento stanno cercando, sia a livello regionale che a livello nazionale, di
spingere avanti per le cosiddette sinergie. Intanto nel frattempo i privati si sono tirati fuori da quelle che erano tutte le situazioni dove c'era un grande costo di sostegno da dover impiegare per tutti i malati di Covid e per tutta la situazione di emergenza. E vediamo per esempio che in questi giorni una delle notizie che sono uscite sui giornali della Lombardia è che il San Raffaele sta facendo i tamponi a 120 euro, cioè fa pagare 120 euro per fare i tamponi quando nemmeno gli operatori sanitari pubblici hanno potuto fino a poco tempo fa accedere in Lombardia ai tamponi in situazioni dove loro sono stati continuamente esposti e sono stati quindi di conseguenza anche il veicolo per la propagazione di questo virus. L'altra questione è proprio la questione dei vaccini, sulla quale si stanno già buttando a pesce tutti quanti e che faranno pagare caro e amaro a tutti quanti noi. Sono d'accordo che sono in atto, anche con la scusa del coronavirus, una serie di modificazioni sia dell'organizzazione del lavoro, comprese le questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro, sia le modificazioni e le limitazioni delle libertà democratiche e sindacali che stanno venendo avanti. Noi praticamente sono mesi che non ci si può riunire, non ci si può discutere, se non attraverso questi mezzi come quelli che stiamo usando stasera. Non si può manifestare, si viene attaccati se qualcuno mette in discussione queste cose. Per cui è necessario anche nell'affrontare il problema delle iniziative pratiche da mettere in campo per poter contrastare le cose che ho appena detto, come riuscire a concretizzare anche una mobilitazione fisica, perché purtroppo se continua così nemmeno a luglio noi potremo scendere e uscire in mezzo alla strada. Saluto tutti. Grazie. Vittorio Agnoletto. Sì, allora intanto io ho seguito tutta la serata, ma mi sono accorto dopo che c'era scritto Banana Joe anziché il mio nome. C'ho un figlio di 9 anni e niente, ha usato lui il computer, ha messo Banana Joe e sono rimasto tutta la sera come Banana Joe. Però giuro che ho seguito tutto dall'inizio attentamente. Arrivata a questo punto, che è tardissimo, volevo dire pochissime cose. Io penso che i punti fondamentali che noi dobbiamo avere di fronte in un percorso che deve essere il più unitario possibile sono 3. Primo, la questione della privatizzazione della sanità. In Regione Lombardia il 40% della spesa sanitaria corrente va alle strutture private convenzionate. Privatizzazione della sanità vuol dire azzeramento quasi della prevenzione, perché è un avversario per il privato, perché gli sottrae i clienti. Vuol dire scelta di potenziare alcuni dipartimenti piuttosto che altri, perché l'emergenza e il pronto soccorso non sono dipartimenti su cui investe il privato. Quindi, prima questione, lotta alla privatizzazione. Secondo, c'è stata dentro servizio pubblico, non solo in Lombardia, l'interiorizzazione dei principi del privato. Il pubblico tende a funzionare come il privato. È paradossale, ma è così. I servizi di prevenzione per il privato sono coloro che sottraggono clienti. Per il pubblico dovrebbero essere coloro che fanno rispettare, perché dentro la prevenzione c'è l'epidemiologia, c'è tutta gli ambulatori sul territorio, eccetera, tantissime cose. Però il pubblico ha fatto sua l'ideologia del privato. Terza questione, e questa è una cosa più di fondo, però che per tutte le nostre associazioni credo che sia un punto in comune. Noi dobbiamo rimettere in discussione lo stesso concetto di sanità. Non sta scritto da nessuna parte che sanità equivale a cura, che cura equivale a farmaci, equivale a ospedali, equivale a tecnologia di alto livello. C'è tutta una parte dell'intervento della sanità che avviene prima che uno si ammali,
quindi con la questione ambientale, la qualità di vita, le strategie di prevenzione e via dicendo. E se si punta su questo, si punta anche su un rapporto diverso tra popolazione e servizi sanitari, che non è più la delega unicamente agli specialisti, perché se no non c'è dubbio che in Lombardia abbiamo la miglior sanità in termini di partecipazione ai trial scientifici internazionali, possibilità di interventi chirurgici di alto livello, le ultime terapie, ma c'è l'azzeramento dei servizi territoriali, c'è l'azzeramento della medicina di base, c'è lo scontro totale contro i medici di famiglia visti come un problema anziché come una risorsa. Allora credo che questi siano i tre corni del problema che noi dobbiamo affrontare e dobbiamo riuscire a stare sul concreto e però anche a volare, cioè a dare un'idea che una sanità diversa è possibile. Due ultime considerazioni. La prima, in Lombardia credo che stiamo facendo molto, nel senso che l'ha già detto Angelo, abbiamo raccolto più di 75.000 firme sulla richiesta di commissariare la regione. La regione non verrà commissariata sulla sanità, però questa ha contribuito a mettere in difensiva la giunta regionale. Ho visto un sondaggio fatto oggi dove dice che comunque il 42% della popolazione lombarda ritiene che la giunta regionale abbia avuto una responsabilità nella gestione della vicenda. Allora, in Lombardia il 42% non è poco, anche perché non è che l'altro 58% difendeva la giunta, no? C'era una grossa fetta che diceva non lo so, non sono abbastanza dentro e via dicendo, anche perché l'alternativa era di dire se era tutta responsabilità del virus, quindi le domande erano messe giù in modo... Però 42% è un punto di partenza importante in Lombardia, la terra della destra. Però non diamo per scontato di avere un'autostrada. Credo che il percorso sia difficile e dobbiamo darci dei diversi passaggi, dei diversi step. L'ultima riflessione non ha a che vedere con nessuno dei presenti. Con nessuno dei presenti. Io sono finito in questa vicenda dentro 10.000 mailing list. Allora, c'è una parte di persone che la pensa come noi, che ama scambiarsi 50-60 mail al giorno tra docenti universitari, pensatori, in modo totalmente autoreferenziale. Io credo che se rimaniamo a parlare nei nostri cerchi in termini autoreferenziali, non andiamo da nessuna parte. Si può fare il disegno più bello che si vuole, discutere all'infinito, ma siamo lontani dalla dinamica delle persone. Cioè, i problemi delle persone oggi concretamente sono che milioni di persone tornano al lavoro lunedì e non c'è modo di fare il tampone se non andando a farlo a Milano, a San Raffaele, dove vai da 120 a 240 euro a tampone. E c'è la gente che ovviamente non va a pagare queste cifre. La gente è chiusa in casa dove gli dicono al medico stai a casa fino a quando non vengano a farti il tampone e la regione non gli va a fare il tampone. Il problema è che i servizi territoriali sul controllo della seconda fase non ci sono, perché sono ridotti a lumicino, non solo in Lombardia, e non funzionerà la sorveglianza sanitaria sulla seconda fase. Allora, dobbiamo avere i piedi per terra in contatto, stretto con la gente, e partendo dai loro problemi concreti, che ancora oggi sono, per esempio, moltissime delle lettere che ricevo, quello che succede dentro le RSA dove si continua a morire, si continua a non avere informazioni e via dicendo. E poi c'è da studiare tutto un ambito su cui credo solo le nostre associazioni possano lavorare, che è l'intreccio tra quello che è successo e le responsabilità ambientali. Perché la vicenda della pianura padana ha a che vedere anche col particolato, l'inquinamento, cioè c'è tutto un intreccio importante che ha a che fare con la vita quotidiana. Quindi io penso che lo spazio ce l'abbiamo. È vero, Angelo, abbiamo fatto tanti tentativi che sono andati a sbattere contro il muro. Un'opportunità come questa, secondo me, difficilmente si ripete. Per certi versi, per fortuna, perché è un'opportunità data da una tragedia. Ma adesso abbiamo la possibilità di mostrare veramente a una massa di gente enorme il prezzo che abbiamo tutti pagato per una sanità che non è più adatta alle sfide future, perché le sfide future saranno quelle
delle epidemie, saranno quelli degli agenti infettivi che vengono dai cambiamenti climatici, dalla deforestazione. La sanità futura deve essere una sanità che guarda alla sanità pubblica, non agli interventi sul genoma, alla medicina personalizzata finanziata dalle multinazionali del farmaco. È un paradigma proprio che deve cambiare e credo che noi abbiamo anche un retroterra culturale comune sul quale possiamo lavorare. Ok, l'ultimo intervento, Franco Boni. Se c'è. Ci sei? Non lo vedo. Non lo vedo o non lo sento. Ah, eccolo. Sei tu? Sì. E guarda, il mio intervento è di un minuto. Io volevo solo, anche perché siamo vicini alla mezzanotte, volevo solo dire che se invito a prendere nella massima considerazione l'esortazione che ha fatto Angelo Barbato, perché credo che, come ha detto adesso Agnoletto, l'occasione per riunificare in un grande movimento, unico grande movimento di lotta per un ribaltamento della situazione nella sanità italiana sia da perseguire con la massima determinazione, e credo che sia molto importante, come ha detto appunto Barbato, trovare, riuscire a scrivere un manifesto che diventi uno strumento di lotta e di informazione per tutti quelli che hanno avuto e hanno continuamente contatti con le persone, l'uomo della strada, eccetera. Noi l'abbiamo avuto per un anno intero nella raccolta di firme. Si scopre come c'è una enorme disinformazione nella gente. Moltissime persone non sanno neanche qual è la differenza fra sanità pubblica e sanità privata. Quindi uno strumento di questo tipo io lo immagino come strumento di lotta, di mobilitazione, che chiami la gente alla partecipazione e sia anche, appunto, come ho detto, uno strumento di informazione fatto semplice, scritto in modo semplice e preciso, che lo possano capire tutti, fatto di 10 punti, eccetera, nei quali, e chiudo, metterei dentro anche, anche se non è prettamente di carattere sanitario, la richiesta che devono essere diminuite le spese militari per trasferire risorse alla sanità pubblica, la sanità che io chiamo la sanità statale. Ecco, ho finito. Ok, grazie. Per cui darei la parola a Fulvio per l'ultimo intervento di stasera, che può essere il primo della prossima volta. Va bene, credo che il fatto di fare una riunione web sia abbastanza interessante, perché quando uno finisce va a letto non deve prendersi la macchina e tornare a casa. Però questo non voglio dire che farò una conclusione di circa un'ora e mezza, sicuramente pochissimo, perché resta comunque il tempo molto scarso. Io credo che tutte le cose che sono state dette, da quello che è venuto fuori, nella sostanza c'è stata un'adesione a quest'idea di fare un coordinamento nazionale, di cercare di mettere insieme tutti quelli che naturalmente sono disponibili a lavorare insieme per ottenere dei risultati il più possibile concreti. E quindi questo è sicuramente un punto di partenza. Evidentemente questo non è sufficiente da solo, perché poi bisogna entrare nel merito. Allora, intanto, le cose che sono state dette cercheremo di raccoglierle e di fare quelle due cose. Uno, quello di rimpolpare il documento rispetto a quello che non è scritto e che qui in più è stato proposto. Due, quello di stringerlo anche in qualcosa di molto più breve, ma che può essere di indicazione di carattere immediato. Però per fare questo
non vorrei che si pensi che sia Medicina Democratica che si mette a capo e fa queste cose. Avevamo detto che le varie associazioni che ci sono tutte sullo stesso piano, per cui prendiamo i responsabili delle associazioni nazionali più qualcuno di quelle di territorio che sia disponibile e facciamo una sorta di gruppo di direzione e di controllo, se vogliamo dire così, che poi dirige la battaglia, perché evidentemente non sono i documenti che fanno il cambiamento della situazione, anche se partiamo di qui. Allora, i contenuti, per quanto poi dentro i contenuti che sono emersi e sono venuti fuori, credo che sono stati più o meno condivisi da tutti, no? Allora, credo che sia necessario vedere alcune cose. Uno, conoscere le esperienze che ci sono in giro per il territorio. Noi sappiamo che ce ne sono tantissime. Chi ha girato un po' se ne è reso conto e possono anche essere utili. Un'esperienza che si fa al sud, mi viene in mente la consulta di Napoli, può essere utilizzata anche a Milano, come abbiamo fatto per esempio, no? Le varie esperienze che ci sono occorrerebbe che venissero evidenziate e quindi se poi ce le mandate troviamo il modo di pubblicarle, le pubblichiamo sul nostro sito e le pubblichiamo su tutti gli altri siti che sono indispensabili, che sono poi alla portata di tutti. Certamente è stato detto, non possiamo più tornare alla situazione precedente, che è quello che poi invece vogliono fare quelli che non sono d'accordo con noi e che stanno facendo esattamente l'opposto. Speriamo di fare veloci a passare questa prima condizione, passiamo alla fase 2, poi ci sarà la fase 3 e quindi poi tutto ritorna allo stesso modo. Evidentemente questo forse si è anche capito a livello di massa, occorrerebbe fare un'indagine epidemiologica per vedere cosa pensa il livello di massa, lo dico come battuta, che non è così. E cioè che probabilmente questo discorso, almeno in una parte della popolazione, si è capito che non possiamo e non dobbiamo, soprattutto non dobbiamo, tornare alla condizione precedente. E quindi vediamo che cosa possiamo e dobbiamo fare. Allora, ci sono delle cose che sono venute fuori anche nel corso della discussione, che potremmo vedere e che cos'è che possiamo vedere. Una cosa è che cosa possiamo fare nell'immediato. Io dicevo, intanto ci organizziamo e questa è una cosa assolutamente importante. Due, vediamo di conoscere le diverse situazioni e di diffondere le iniziative delle diverse situazioni. Tre, troviamo qualcosa che ci possa mettere insieme anche per ragionare come cambiare il tipo di sistema sanitario rovesciato che è venuto fuori dopo i vari decreti che sono stati fatti nel 92. E qui dobbiamo assolutamente ragionarci sopra. Non è venuto nessuno, visto, del Comitato Rodotà, che io ho partecipato alle riunioni che ha fatto, che ha proposto di fare un referendum abrogativo dei decreti che sono venuti fuori dopo la riforma sanitaria dal 92 in avanti. Personalmente, ho giudicato questo problema abbastanza difficile in una situazione di questo genere, senza comunque escluderlo del tutto. Però c'è anche venuto fuori il discorso che potrebbe essere possibile lavorare su una legge di iniziativa popolare. Questo ci darebbe la possibilità
di discutere e di cercare di fare quello che non è stato fatto nel precedente periodo, ovvero di fare in modo che le cose venissero costruite da un livello di partecipazione molto ampio. E quindi, se vogliamo cambiare effettivamente, dobbiamo partire da queste, da queste cose e soprattutto partire da un lavoro di massa. No, non c'è nessuno che ci si mette sopra e dice agli altri cosa devono fare, ma tutti si sforzano di capire che cosa si deve fare e si mettono nel frattempo. Allora, io credo che dobbiamo darci un altro appuntamento fra, che ne so, una settimana, più di una settimana, 10 giorni, per poter mettere a punto queste cose e quindi vedere come si può proseguire, perché il discorso è: non possiamo tornare come era prima, però dobbiamo dire che cosa dobbiamo fare per non tornare a prima. E la cosa non è peraltro assolutamente facile. Punto di partenza, un altro punto di partenza, visto che oggi è venuto molto fuori ed è assolutamente di attualità, mi viene in mente quello della RSA, che fa, i morti sono stati citati, che fa venire fuori poi anche il discorso dei tamponi, e allo stesso tempo quello del lavoro, perché da lunedì prossimo si riprende, non è mai smesso di lavorare molte fabbriche, però adesso riprendono in maniera quasi totale. E come? Cosa fanno i lavoratori? Accettano tutto quello che gli viene dato? Vanno a lavorare in questa condizione? Ripetiamo nel lavoro quello che si è verificato nell'RSA? Noi dobbiamo vedere come fare perché questo non avvenga e quantomeno cercare di dire che cosa al contrario deve essere fatto. Per cui io mi fermerei qui, noi ci fermeremo qui e cercheremo di vedere come fare in modo assolutamente democratico un percorso da tutti condiviso, avendo visto che il punto di partenza, o cioè la necessità di mettersi assieme, è una cosa, è la prima cosa assolutamente condivisa, che la linea per il diritto alla salute è altrettanto condivisa, che la lotta contro il privato per la prevenzione e per la lotta per la lotta per la salute è una cosa che è anche questa assolutamente condivisa. E quindi direi, a questo punto mettiamoci a farlo. Va bene, direi che abbiamo messo molta carne al fuoco, ci siamo scambiati gli indirizzi, il nostro indirizzo lo conoscete, adesso cerchiamo, parliamo anche tra di noi e vediamo di fissare un altro appuntamento al più presto per continuare in questa direzione, così nel frattempo ognuno poi pensa bene anche rispetto al confronto che c'è stato. Per cui direi, come diceva, poi ripeto che il filmato verrà messo sul nostro sito, per cui se uno lo vuole rivedere o vuole incentivare altre persone a dargli un'occhiata per avere un'idea di quello che stiamo combinando, lo troverà lì. Per cui niente, a questo punto, come dice Fulvio, ci diamo la buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao. Tutti da Banana Joe. Joe vi saluta tutti. Ciao. Ciao. Banana Joe. Alla prossima. Ciao Banana Joe. Ciao Laura. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte ragazzi. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Ciao Carlo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Silvana. Ciao, ciao. Ciao. Notte. Notte. Come si spegne? Come si esce? Come si esce? Qualcuno spegne. Qualcuno spenga la luce.